Care studentesse, cari studenti, con oggi, diciamo, oggi è la seconda giornata di questa manifestazione che abbiamo voluto organizzare e per la quale ringrazio tutti coloro che l'hanno resa possibile, sia a livello di colleghi, docenti che sono intervenuti, sia delle autorevoli esponenti di istituzioni esterne che hanno dato lustro al nostro lavoro. Ieri abbiamo parlato dei grandi temi, che cosa significa studiare la giurisprudenza, l'economia, nelle varie articolazioni e declinazioni in un mondo che si sta trasformando e che rende sempre più complesse le situazioni e che quindi richiede sempre di più una forte preparazione e specializzazione. Abbiamo voluto che fossero presenti i rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'amministrazione, nel Senato accademico e della comunità degli ex alunni, perché, come avrete avuto modo di constatare in varie riunioni precedenti, in vari convegni, ma anche nella riforma dello statuto, abbiamo voluto che gli studenti divenissero una parte attiva di Uniterm, che fossero il punto fondamentale del lavoro dell'università, come di tutte le università del resto. Bene, fatta questa analisi sui grandi temi, oggi invece ci si occuperà della presentazione dei corsi di studio, dei corsi di laurea triennali e magistrali che vengono erogati da Uniterm. Un ringraziamento particolare ai presidenti dei corsi di studio che diciamo animeranno questa giornata, oltre alla professoressa Sansone che parlerà del nostro modello di learning, ma particolare al professor Niccolò Conti, che è presidente del corso di laurea in scienze dell'amministrazione e della sicurezza, la professoressa Gulluscio, che è presidente del corso di laurea triennale in scienza dell'economia aziendale, al professor Giulio Maggiore, che è presidente del corso di laurea magistrale in management delle organizzazioni pubbliche e sanitarie, alla professoressa Marita Colasante, presidente del corso di laurea magistrale in economia, management e innovazione, e il professor Nicola Napoletano, che è presidente del corso di laurea magistrale, nel corso magistrale a ciclo unico in giurisprudenza. Perché questa enfasi sui presidenti di corsi di laurea? Perché, come io amo dire, e non in maniera retorica, sono un po' quelli che stanno in trincea, nel senso che se è vero che Uniterm nel suo complesso, amministrativi, docenti, il rettore, devono, come dire, risolvere o cercare di risolvere i problemi, è pur sempre vero che sui presidenti dei corsi di laurea sono quelli che sopportano il peso maggiore dell'attività, perché non solo nell'organizzazione della didattica del corso, ma anche perché tutte le richieste che arrivano dagli studenti, le precisazioni, l'organizzazione dei tutor, eccetera, dipendono proprio dal loro lavoro. Quindi per questo un particolare ringraziamento e soprattutto credo un lavoro utilissimo che rimarrà poi sul sito della nostra università, non solo la presentazione delle grandi aree disciplinari, ma anche lo specifico dei corsi di laurea e che quindi le nostre matricole potranno consultare, oltre alle informazioni che già esistono, per avere un'idea più chiara di quelle dei percorsi di studio che possono intraprendere in Uniterm. Non abbiamo voluto in queste due giornate affrontare la presentazione dei master, dei corsi di alta formazione, perché potranno essere oggetto di un altro momento di incontro. Adesso quello che ci premeva era sottolineare la volontà di Uniterm ad accogliere il maggior numero possibile di iscritti da un lato, ma anche quello di ribadire la volontà di fornire un servizio che sia utile agli studenti e alla loro formazione. Come ho avuto modo di dire anche ieri, il processo di formazione dell'individuo avviene attraverso tante modalità, dove c'è anche lo studio, dove c'è il rapporto con i professori, dove ci sono anche i rapporti con la società, e noi avremo fatto qualcosa di positivo se saremo riusciti non solo a preparare professionalmente i nostri studenti, ma anche ad aver inculcato loro uno spirito critico
che li renda sempre attenti a quelle che sono le modalità di una società che è in forte evoluzione, lo ha detto ieri sera la professoressa Pascucci, un mare, un oceano, dove bisogna, come dire, velocemente imparare a nuotare. Quindi un augurio di buon lavoro, un ringraziamento alla professoressa Rossella Castellano, direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche, che dopo di me farà un indirizzo di saluto, e un buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie al magnifico rettore. Adesso la parola alla professoressa Rossella Castellano, direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche. Audio. Ringrazio il dottor Sciarrone e do il mio benvenuto a tutti, ai presidenti del CDS e a tutti i partecipanti. Come ho ricordato ieri, questa è la seconda giornata di un evento che vede al centro dell'organizzazione proprio gli studenti, sia i nostri studenti che gli ex studenti, coloro che hanno concluso il percorso di studi in Unitelma, perché si ritiene che come Ateneo, appunto, come policy di Ateneo, che la sinergia tra docenti, studenti, tutor e appunto l'organizzazione dell'Ateneo stesso possa portare a condurre l'Ateneo a livelli di un'offerta altamente qualitativa appunto agli studenti. Ancora ricordo ciò che ho detto ieri in apertura, e questo lo dico come ex coordinatrice della commissione paritetica docenti studenti: il livello di soddisfazione dei nostri studenti è generalmente molto elevato. Alcuni studenti manifestano un tasso di soddisfazione veramente altissimo, tanto che per taluni corsi di studio noi raggiungiamo un livello di soddisfazione pari al 98%. Il nostro obiettivo è quello di tendere al 100%, a fare sì che tutti possano essere veramente soddisfatti dei servizi e dell'offerta formativa che questo Ateneo offre agli utenti, quindi alla popolazione studentesca. E questo è possibile farlo, il raggiungimento di questo obiettivo risulta realizzabile solo nel momento in cui, appunto, si interagisce con gli studenti, si ascoltano le istanze degli studenti, che a volte offrono anche suggerimenti molto preziosi in termini di crescita. Devo dire che un evento di questo tipo è molto utile, soprattutto in un'epoca come quella che stiamo vivendo, in cui sicuramente la scelta del percorso di studi deve essere una scelta consapevole e molto ben informata. Quindi, per fare delle scelte consapevoli, noi tutti sappiamo che abbiamo necessità di un set informativo adeguato. E devo dire che mi aspetto che molte domande possano essere rivolte anche ai nostri presidenti di corso di studio in relazione agli sbocchi occupazionali che i corsi
dei corsi di laurea, che appunto triennale magistrale che il nostro Ateneo offre. Questo perché appunto in un'epoca caratterizzata da pandemia, speriamo che presto si arrivi a soluzione. Molte cose sono cambiate, questo cambiamento è non solo avvertibile da tutti a livello sociale e a livello economico, ma chiaramente è un cambiamento che ha un suo impatto sul mercato del lavoro. Oggi studiare, approcciarsi agli studi universitari è ancora più necessario rispetto all'epoca pre-pandemia, perché i dati lo dimostrano, chi ha un livello di istruzione superiore è riuscito a, come dire, sopravvivere meglio a questa crisi, o addirittura direi a trarne vantaggio da questa crisi, perché le crisi hanno e possono avere anche dei risvolti a volte positivi. I dati dimostrano, ad esempio, molto più banalmente, che le donne sono particolarmente resilienti, mi riferisco alle donne imprenditrici, mostrano una maggiore resilienza e pertanto rispetto agli uomini, rispetto al genere maschile, e pertanto, ad esempio, non hanno dovuto chiudere le loro attività. È questo perché le donne riescono molto bene appunto a raggiungere gli obiettivi in ambito formazione. Quindi spesso appunto anche perché il mercato del lavoro le accoglie poco, se vogliamo si dedicano agli studi e quindi hanno livello di formazione piuttosto elevato. Come poi ricordavo ieri, altra cosa che dovremmo prendere in considerazione è se facciamo riferimento, diciamo, ai testi sacri dell'economia della felicità, che in realtà studiare è qualcosa che fa star bene, aumenta non solo il benessere economico, ma il benessere anche individuale. Allora, io spero che durante questa giornata possiate rivolgere ai nostri presidenti dei corsi di studio domande utili per comprendere anche quali sono gli sbocchi professionali e lavorativi che i nostri percorsi di studio offrono e appunto anche delle domande relativamente all'approccio didattico che viene seguito in Unitelma Sapienza. Unitelma Sapienza è un ateneo telematico collegato appunto alla più grande università europea e sappiamo, e per questo diciamo, ha delle sue peculiarità e in questi anni devo dire abbiamo lavorato molto per riavvicinare gli studenti al corpo docente e ai tutor. Di questo e sul modello infatti di apprendimento che offriamo vi parlerà la dottoressa Nadia Sansone, che è un'esperta del settore e che appunto nel tempo ci ha aiutato a implementare come dire, delle prassi. È un approccio
alla didattica che appunto mira a ridurre le distanze che inevitabilmente si possono creare tra docente e studente quando si utilizza un approccio standard di tipo unicamente telematico. Io vi ringrazio tutti per la partecipazione e vi auguro buon lavoro. Grazie. Grazie alla direttrice, professoressa Castellano, e iniziamo subito la giornata con la professoressa Nadia Sansone che ci svelerà il modello di e-learning di Unitelma Sapienza. Prego, professoressa. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno agli studenti e a tutte le persone collegate in questo momento che parteciperanno a questa giornata di orientamento di Unitelma Sapienza. Io sono appunto Nadia Sansone, sono una ricercatrice nell'ambito della pedagogia sperimentale, che è proprio una disciplina che si occupa di didattica e in particolar modo, nel mio caso, di didattica attraverso l'uso delle tecnologie. Tecnologie che sono appunto entrate alla ribalta, come appunto ci diceva la nostra direttrice, nell'ultimo anno, un anno abbondante purtroppo a causa della pandemia, e che quindi, volenti o nolenti, tutti hanno dovuto utilizzare, sia professionalmente che formativamente, anche chi eventualmente non ha mai finito un percorso didattico a distanza, come sono i corsi della nostra università, del nostro Ateneo, che è appunto l'Ateneo e-learning e che dunque adotta un approccio didattico che vuole sfruttare le tecnologie al meglio. Avrete sicuramente sentito parlare nell'ultimo anno di una serie di polemiche e difficoltà che ci sono state connesse col tema della DAD, da un certo punto di vista, quindi parliamo di scuola, degli atenei tradizionali che hanno dovuto necessariamente svolgere la didattica a distanza, ma anche dei contesti professionali con lo smart working. Questo perché non è diffusa nel nostro paese una cultura delle tecnologie al servizio di processi ottimali di apprendimento e di lavoro, almeno non è diffusa in senso lato. Nel nostro Ateneo il lavoro che facciamo invece è proprio un lavoro contrario, cioè un lavoro positivo di utilizzo della tecnologia per potenziare i percorsi di formazione e apprendimento dei nostri studenti. Questo perché adottiamo modelli coerenti con quanto la letteratura, la ricerca ci mostrano essere efficaci per l'apprendimento a distanza. Quanti coloro che sono interessati a una laurea a distanza probabilmente guardano ai benefici legati al fatto di non dover frequentare un ateneo, quindi un luogo fisico in presenza, di potersi collegare in qualsiasi orario, senza vincoli, anche dallo smartphone, dal tablet, e queste sono tutte informazioni vere, corrette, fanno parte dell'equazione della didattica a distanza, ma non è solo questo. Perché se ci limitiamo a questo e quindi andiamo poi eventualmente a riporre lo stesso modello didattico tradizionale, definito trasmissivo dell'università tradizionale, appunto del docente, che sicuramente con la sua esperienza e competenza ci illustra i contenuti e quindi ci trasmette le informazioni della disciplina, però se ci limitiamo a questo perdiamo tutta una serie di vantaggi legati invece allo sviluppo delle competenze, all'applicazione pratica. Quello che impariamo sui testi e dai nostri docenti. Quindi tutta la ricchezza che è possibile anche nella relazione con i colleghi, con i nostri docenti, con lo staff dei tutor. Le tecnologie possono incrementare queste potenzialità, anche se può sembrare un paradosso che nella distanza si riesca ad ottenere anche di più. Invece questo è possibile e lo vedrete, lo capirete anche attraverso il video che tra poco appunto manderò in onda, in cui viene spiegato in dettaglio il nostro modello di didattica. È possibile perché le tecnologie, quando usate secondo precisi modelli, come facciamo noi in Unitelma Sapienza, riescono ad offrire ai nostri studenti dei modelli di apprendimento, di partecipazione, di ingaggio, di coinvolgimento superiori anche alla presenza, grazie alla ricchezza degli strumenti che usiamo, alle possibilità che ci offre la nostra piattaforma e a uno staff di docenti
di tutor che è formato per sfruttare al meglio la tecnologia. Quindi il modello che noi proponiamo in Genoa Sapienza è un modello ricco e articolato di didattica che sfrutta il potenziale digitale. Dunque non si tratta banalmente dello streaming di una video lezione del docente, questo naturalmente c'è e della possibilità che avrete se vi iscriverete naturalmente, continuerete il vostro percorso con noi, di vedere, visionare la video lezione in qualsiasi orario della giornata, anche dallo smartphone, anche sui mezzi di trasporto. Questo è un vantaggio che rimane grazie alla tecnologia di video lezioni, ma noi aggiungiamo qualcosa di molto importante, che è tutto il contesto relazionale e tutto il contesto dell'applicazione pratica delle conoscenze, attraverso una ricchezza e una varietà di attività che vi vengono proposte dai docenti e dai tutor, attività con le quali andrete veramente ad applicare, già in contesti professionali, lavorativi, le vostre conoscenze, potrete subito assaggiare la qualità del vostro apprendimento e quindi eventualmente ritarare i percorsi, le strategie, il vostro stile di apprendimento. E grazie anche a un supporto continuo dei nostri tutor, sempre presenti in piattaforma, in qualsiasi insegnamento e trasversalmente al corso di studio per darvi appunto suggerimenti, indicazioni per sostenere il vostro percorso. Prima la nostra direttrice parlava del livello di soddisfazione dei nostri studenti, che possiamo dire che è totale, essendo al 98%, ed è anche legato proprio da questo supporto costante che gli studenti ricevono, nonché alla qualità della didattica e del nostro corpo docente, ovviamente, ma anche proprio la capacità di offrire un uso della tecnologia che per l'università telematica italiana non è così scontato, in quanto davvero riesce perfettamente a sostituire la presenza e anzi, secondo l'opinione di molti dei nostri studenti che confrontano la laurea tradizionale con una laurea a distanza, riesce ad offrire anche una qualità maggiore, proprio perché nel nostro caso c'è una cura della didattica che a volte manca nelle università tradizionali. Noi ovviamente siamo molto interessati a capire come offrire la migliore didattica possibile, a non far sentire lo studente lontano, trascurato, isolato. Quindi ci mettiamo un'attenzione in più probabilmente. Ed è grazie a questa attenzione in più, a tutta la formazione che il nostro Ateneo prevede per i docenti e per i tutor, che pensiamo di poter dare, diciamo, un vantaggio ai nostri studenti. Poi naturalmente ce lo dicono loro mentre frequentano e dopo che hanno concluso il percorso di studio. Allora, a questo punto, come vi dicevo, lancerò un video in cui è descritto, anche navigando tra i nostri ambienti digitali, il modello di Interno Sapienza. Poi, eventualmente, se ci sarà uno spazio di interazione e di domande, di curiosità che avrete, naturalmente sarò a vostra disposizione. Allora, intanto lanciamo il video. Chiedo naturalmente al nostro tecnico, qualora ci fossero difficoltà di audio-video, di segnalarmelo. Viceversa, darò per scontato che tutto procede al meglio. Allora, intanto lo ingrandisco e do l'ok. Interno Sapienza è un'università telematica unica. Unica per una serie di motivi che potete leggere con calma sul vostro sito, appunto, di Ateneo, e dunque l'orientamento all'innovazione, il supporto agli studenti, la qualità della docenza, sicuramente tutti questi sono elementi importanti che la rendono unica, ma è unica soprattutto per il sistema di e-learning che la caratterizza e che la distingue da tutte le altre università telematiche, dandole sicuramente una qualità e un valore aggiunto in più. In quanto il modello e-learning utilizzato da Interno Sapienza è un modello fortemente ancorato alle principali teorie pedagogiche e pratiche che sono state dimostrate oggigiorno da un punto di vista internazionale come le più efficaci. Quindi un modello di e-learning che è guidato dalle teorie, è guidato dai risultati scientifici e come tale punta alla massimizzazione dei risultati di apprendimento. In sintesi, questo modello di e-learning consiste nell'integrazione di tre approcci fondamentali.
l'approccio erogativo, l'approccio interattivo e l'approccio collaborativo, cioè da un lato il corpus delle lezioni, le video lezioni che i docenti di ciascun insegnamento preparano, progettano, registrano e mettono a disposizione dei propri studenti, dall'altro un corpus di attività che gli studenti sono invitati a svolgere partecipando attivamente all'interno dei forum di discussione, durante i webinar o nella produzione di un progetto individuale o appunto collaborativo, cioè sfruttando la forza del gruppo e la possibilità quindi di costruire delle piccole comunità di apprendimento con i propri colleghi, di ottimizzare anche in questo caso i risultati e di sviluppare competenze trasversali legate al team working, alla comunicazione e disciplinari che sono rese possibili dall'approfondimento e dalle argomentazioni che vengono sviluppate all'interno e intorno ai singoli argomenti di studio. Per cui modello e-learning potenziato grazie alla possibilità di avere da un lato l'insieme delle lezioni fruibili comodamente in qualsiasi orario, da qualsiasi dispositivo come vuole l'e-learning e con la qualità del corpo docente di Unitelma Sapienza, ma attività interattive individuali e collaborative guidate anche in questo caso da una progettazione ancorata e tese a promuovere lo sviluppo di conoscenze, competenze, dominio specifiche e trasversali. In quanto tali, tutte queste attività che sono diversificate a seconda degli insegnamenti sono caldamente consigliate, non sono obbligatorie in nessun modo, in quanto lo studente Unitelma Sapienza può ovviamente conseguire i suoi risultati e arrivare a svolgere l'esame di quel particolare insegnamento anche senza aver svolto le attività che non sono mai obbligatorie, ma sono naturalmente caldamente consigliate perché secondo quanto le teorie e la ricerca ci dimostrano, nell'interazione con il tutor, con i docenti, con i colleghi, nella realizzazione di elaborati, prodotti, progetti, nella scrittura condivisa di un glossario, di una sintesi, di un report, in tutte queste operazioni che si aggiungono allo studio individuale e personale della singola disciplina, è possibile raggiungere un alto livello sia di astrazione concettuale che di applicazione pratica dei contenuti di quella disciplina. Per cui il nostro consiglio è sicuramente di approfittare nei limiti del vostro tempo, delle vostre disponibilità e anche del vostro interesse delle diverse attività che troverete indicate all'interno di ciascun insegnamento. Vedremo dopo poi il punto specifico della pagina di ciascun corso in cui trovate tutte queste informazioni. E prima di passare appunto all'illustrazione del corso Unitelma Sapienza vero e proprio, della pagina di ciascun insegnamento e quindi darvi informazioni su come orientarvi e vivere al meglio il vostro percorso, una breve carrellata delle principali attività che troverete negli insegnamenti, dal webinar, appunto questa possibilità di partecipare a seminari sincroni in cui i docenti e il tutor vi offrono informazioni, approfondimenti, ascoltano eventuali dubbi, rispondono alle vostre domande, vi restituiscono gli esiti di un'attività, preparano un'attività, quindi tutte occasioni in cui è come appunto essere di fronte al docente in aula e poter avere un'occasione di scambio con il docente o con i colleghi. Per poi passare ai forum domande e risposta, in cui si vanno ad elaborare soluzioni a dei casi problematici che vengono sottoposti dal docente, i gruppi di lavoro all'interno dei project work, la scrittura di un glossario condiviso, quindi ad esempio elaborando attraverso la consultazione delle fonti la propria definizione di un istituto giuridico, oppure la realizzazione condivisa di pagine wiki in cui con gli altri colleghi si può costruire un report. Tutte queste attività vengono supportate dal tutor che vi offre tutte le informazioni necessarie sia da un punto di vista degli strumenti, delle consegne, degli obiettivi, che della tempistica e infine del feedback all'attività che avete svolto. Attività che appunto non sono obbligatorie, vi permettono di approfondire però e di applicare praticamente i contenuti appresi e possono eventualmente garantire alcune forme di riconoscimento a seconda del singolo insegnamento.
Veniamo adesso ad osservare la pagina dei corsi in cui ritroverete l'insieme di questi materiali erogativi e interattivi, quindi le video lezioni e le attività, i forum, i web seminar, i wiki e così via. Partendo da un'introduzione sulla piattaforma che utilizza Unitelma Sapienza, che è la piattaforma Moodle, un learning management system che supporta un apprendimento di tipo socio-costruttivista, cioè appunto un apprendimento non soltanto erogativo ma interattivo e destinato a comunità professionali come le vostre. All'interno di questa piattaforma voi ritroverete, come già detto più volte, lezioni e ambienti per le attività. La piattaforma è accessibile con i dati del vostro account, le credenziali, username e password che vi sono stati forniti all'atto dell'immatricolazione e iscrizione ai corsi di studio Unitelma Sapienza. Vi potete accedere tutto il giorno, tutti i giorni, quando preferite, da PC, tablet, smartphone, consultare le dispense, le video lezioni, partecipare ai forum, quindi nella più assoluta libertà, come è richiesto da ogni sistema e-learning che si rispetti. Una volta avuto accesso alla piattaforma, ritroverete nell'home page della piattaforma Moodle, per il vostro personale account, l'insieme degli insegnamenti del corso di studi cui vi siete iscritti. Ogni corso di studi ha una pagina, ha un suo ambiente Moodle dedicato, riservato agli iscritti di quell'insegnamento. Un ambiente è appunto come un'aula, il corrispondente di un'aula, un ambiente complesso che non è soltanto un repository di video lezioni, ma è proprio il vostro ambiente dove ritrovate il tutor, il docente, i colleghi, le informazioni amministrative, le informazioni di supporto alla didattica e soprattutto il materiale didattico. Per facilitare il vostro apprendimento, il vostro percorso, ogni pagina dei corsi degli insegnamenti, appunto, è identica, cioè presenta le stesse informazioni nella stessa modalità, di modo che saprete sempre dove ritrovare ciò di cui avete bisogno. E lo vediamo adesso nello specifico, prendendo ad esempio il corso di diritto della responsabilità civile al terzo anno del corso di laurea a ciclo unico in giurisprudenza. Codice LMG-01 in base al curriculum. Dunque, vi dicevo, le pagine sono tutte costruite nello stesso modo, secondo lo standard di Ateneo di Unitelma Sapienza. Il titolo in alto dell'insegnamento, il settore disciplinare e i crediti formativi. Quando la stessa pagina fa riferimento a più insegnamenti, li ritroverete tutti elencati con le informazioni specifiche. Quindi diritto della responsabilità civile nelle sue eventuali declinazioni di diversi crediti a seconda delle particolarità dei percorsi. Il corso di laurea, il docente con la sua mail, il tutor con la sua mail. Prima poi di scendere nel dettaglio della parte centrale dove c'è la didattica del corso, vediamo i blocchi laterali cosiddetti della pagina Moodle. Nei blocchi laterali voi ritrovate tutte le informazioni di cui avete bisogno per orientarvi in quell'insegnamento. Prima di tutto il syllabus, è qui che dovete cercare il programma. Quindi cliccando vi si esploderà un PDF con all'interno tutti i contenuti, i testi di studio, le modalità di valutazione e ogni altra informazione che vi serve, che non avrete quindi bisogno di chiedere o di far fatica a cercare all'interno del sito, la ritrovate nell'insegnamento, direttamente nel corso Moodle. Allo stesso modo, le informazioni relative al tutor e al docente, mentre qui abbiamo solo il nome e l'email, in questo caso cliccando vi si esplode la pagina del sito dedicata al tutor e al docente, con tutti i dettagli, il curriculum e qualsiasi altra curiosità istituzionale che possiate avere. Ricevimento studenti, il blocco con tutte le informazioni sulla tempistica e le modalità di accesso al ricevimento degli studenti in presenza o online. Il calendario dei webinar, tre link. Nel primo caso, molto importante, un documento in cui avete tutte le informazioni delle attività di quell'insegnamento, quando si svolgeranno, quanto dureranno, quali saranno i temi trattati e le caratteristiche di quell'attività. Per cui nel momento in cui decidete di preparare appunto l'esame di diritto della responsabilità civile, il consiglio di annotarvi in calendario tutte queste date e di partecipare ogni volta che potete, secondo le indicazioni che vi verranno date dal tutor, alle diverse attività.
Negli altri due casi, i link vi rimandano alle pagine istituzionali del sito in cui trovate informazioni generali sulle attività e sui webinar, compreso però anche il calendario dei webinar, come in questo caso appunto. Sul clic qui vi si apre la presentazione del webinar come strumento e tutti i calendari, oltre alla procedura per parteciparvi. Quindi ancora una volta nei blocchi laterali tutte le informazioni necessarie a fruire del materiale didattico e a partecipare alle attività. Le modalità e date d'esame, con tutte le specifiche che il docente vi mette a disposizione, sia indicandovi se si tratta di una modalità orale o scritta, sia come verrete valutati, sia quali sono le date, la tesi di laurea quando arriverà il momento, e quindi avete anche in questo caso una serie di informazioni e materiali su come redigere la tesi, come chiederne l'assegnazione e via dicendo. Attraverso questo blocco potete cercare nei forum, ad esempio, diritto civile e fare una ricerca che vi rimanderà a tutte le discussioni in cui si affronta quel tema. E quindi questi sono i blocchi laterali che dovete consultare prima anche di rivolgervi al tutor, al docente, perché è qui che trovate il programma, i testi, le modalità di valutazione e soprattutto, importantissimo, il calendario di tutte le activity e dei webinar di quell'insegnamento. Per cui vi è richiesto di annotarvele, possibilmente nella vostra calendarizzazione, nella vostra gestione personale del tempo e dello studio, in modo da non perderle. Ed in ogni caso i tutor, che sono il vostro vero supporto nella didattica, vi daranno sempre informazioni puntuali prima di ogni attività che vi permettano di partecipare, di prepararvi per tempo a quel seminario, alla scrittura di quel wiki o di quel progetto. Quindi il calendario vi dà una visione per tutto l'anno, il tutor settimana per settimana, mese per mese, avvisa del lancio di un'attività e chi può, chi ne ha il tempo e la disponibilità, è invitato a partecipare. Infine, nella parte centrale, interrompo il video, chiedo conferma che mi riusciate comunque a sentire e nella parte centrale ve la racconto un po' a voce anche per evitare così di aggiungere altri dettagli che adesso non sono così fondamentali per la vostra conoscenza del nostro Ateneo. Avete comunque iniziato anche a conoscere, ad esplorare la piattaforma che usiamo in Noi Tema Sapienza.Moodle e come è organizzata. Riteniamo infatti importante garantire agli studenti che magari per la prima volta partecipano ad un corso di laurea online, la possibilità di orientarsi in un luogo che però sì è virtuale, è uno schermo. All'interno dello schermo ci sono i vari oggetti rappresentati graficamente, ma nella didattica e e-learning questo luogo virtuale è come se fosse un luogo fisico, una vera università in cui ci muoviamo nelle aule, nei laboratori, nel ricevimento studenti. Per cui è molto importante per una buona università online che l'ambiente sia curato, che la comunicazione sia curata. E in Unitema Sapienza lo sforzo è molto alto in questo senso, proprio per permettere ai nostri studenti di avere sempre delle coordinate, anche visive, che li aiutino ad orientarsi. Ecco perché tutta la zona centrale della pagina del corso in cui voi accederete è caratterizzata da una disposizione del materiale didattico, delle attività e dei contenuti che aiuti lo studente a procedere nel suo studio, ad andare quindi consequenzialmente da un argomento all'altro, avendo anche chiara idea delle attività che andrà a svolgere. E su questo interrompo anche la condivisione per ricordare il video e parlarvi direttamente a tutto schermo. Le attività, come introducevo prima, sono un po' il fiore all'occhiello del nostro Ateneo, perché da un lato manteniamo naturalmente la corrispondenza con tutte le università online italiane e straniere che propongono il repository delle video lezioni, che potrete appunto quindi fruire molto liberamente, con tutti i contenuti didattici scelti dal docente, dallo staff dei docenti del corso, a supporto dello studio dei programmi di testo, naturalmente. Lezioni che avrete la possibilità di naturalmente ascoltare tutte le volte che volete, tornare indietro, di trovare
negli strumenti di visualizzazione della singola video lezione anche dei tool per la ricerca interna di un argomento, per individuare eventualmente laddove il docente ha ben spiegato una certa teoria, una certa normativa, e anche quiz interattivi per mantenere naturalmente la vostra attenzione e continuare a fruire della lezione con efficacia. Questa è la parte erogativa a cui facevo riferimento, cioè tutta la didattica trasmessa come se fosse a lezione nell'aula universitaria e il docente appunto che spiega i contenuti di quella mattina, di quell'ora. Però accanto a questo è come se all'interno di Ritorno Sapienza voi aveste costantemente in ogni corso un laboratorio, cioè una parte pratica in cui quelle conoscenze teoriche possono subito essere messe a frutto, quindi potete immediatamente fare, grazie alle attività che vi presentano, vi offrono i vostri docenti, anche nel mio insegnamento naturalmente, se la parte del programma è stata correttamente appresa, se avete la capacità poi di trasferirla in queste sfide didattiche che noi vi proponiamo, sfide didattiche che tutta la letteratura pedagogica dimostra poi sono il vero cuore dell'apprendimento, al di là della memorizzazione dei naturalmente fondamentale e importante, la vostra comprensione del contenuto testuale e della video lezione, però poi la vera sfida appunto è andare ad applicare queste conoscenze. Ebbene, nei nostri insegnamenti, tutti noi docenti vi proponiamo una serie diversificata di piccole sfide, di tipi di attività online in cui, come avete visto nel video, sarà proposto, richiesto, consigliato di partecipare ad un'attività che può durare pochi giorni, qualche settimana, da soli, insieme ai colleghi, in cui creare dei progetti, in cui eventualmente produrre voi dei contenuti digitali, una video lezione, partecipare anche a sfide e contest allargati all'esterno della comunità universitaria, perché naturalmente l'idea è sempre quella di favorire un forte aggancio tra il percorso universitario e ciò che già fate nei vostri contesti professionali, molti di voi sono lavoratori naturalmente, o andrete a fare di lì a poco. Quindi l'aspetto pratico è il punto di forza della nostra didattica, insieme naturalmente al prestigio e alla preparazione di tutti i nostri docenti. E come dicevo all'inizio del mio intervento, un grande supporto da parte dello staff dei tutor. Ogni insegnamento ha il suo tutor, quindi personale preparato, competente anche per la disciplina, comunque sia che gli è affine per il suo percorso di studi, a cui potrete chiedere sempre supporto rispetto a qualsiasi informazione amministrativa, date di esami, supporto nello studio. Abbiamo anche la presenza importantissima dei cosiddetti tutor di processo, che trasversalmente i singoli corsi di studio seguono il percorso dei nostri studenti, aiutano gli studenti che registrano in quel particolare momento una difficoltà legata a impegni familiari, lavorativi, agli imprevisti della nostra vita naturalmente, e che comunque accudiscono in qualche modo, sorvegliano il percorso degli studenti insieme naturalmente alla grande opera di coordinamento dei nostri presidenti dei corsi di studio, che parleranno uno alla volta dopo di me e vi illustreranno poi lo specifico della didattica e della ricchezza dei singoli corsi. Io direi che per adesso mi fermo qui. Io sono una docente appunto del nostro Ateneo e mi occupo delle discipline legate naturalmente alla formazione, all'uso delle tecnologie, quindi eventualmente mi ritroverete in quei corsi in cui la mia disciplina è inserita e potrete vedere con me, con tutti gli altri docenti, qualsiasi altra disciplina, la ricchezza, il coinvolgimento e anche l'efficacia della partecipazione attiva che noi vi consigliamo dal primo momento attraverso la piattaforma alle attività proposte, ovviamente scegliendo i vostri tempi, le vostre disponibilità, però sicuramente è caldamente consigliato prendere parte a queste attività, perché è un po' come la differenza tra frequentare o non frequentare l'ateneo fisico, quindi essere uno studente non frequentante o uno studente che frequenta. Così come in aula, nell'aula di Sapienza o di qualsiasi altra università, ritrovate i colleghi, vi vengono proposte esercitazioni, laboratori, attività, noi abbiamo tutto questo anche a distanza e il consiglio, quando potete, se potete, di essere studenti online frequentanti, perché coglierete la ricchezza e il vantaggio di queste attività e anche del senso di comunità rispetto ai colleghi con cui pian piano andrete avanti nel vostro percorso.
Io resto a disposizione per eventuali domande, curiosità e rimando la parola al collega Alberto. Grazie, grazie alla professoressa Nadia Sansone e iniziamo quindi il panel dedicato ai presidenti dei corsi di laurea. Iniziamo con il corso di laurea triennale in scienze dell'amministrazione e della sicurezza presieduto da Niccolò Conti. Prego, professore, buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti e benvenuti. Proverò a condividere lo schermo, vorrei accompagnare questa presentazione con alcuni dati che credo siano piuttosto esemplificativi. Ecco, avrei bisogno di sapere se si vedono le mie slide, se si vedono chiaramente. Sì, Potete si vede tutto, sì. confermare? Bene, grazie tante. Ecco, allora il corso di laurea di cui sono presidente è un corso di laurea triennale in scienze dell'amministrazione e della sicurezza ed è un corso di laurea che ha come principale obiettivo quello di formare specialisti delle amministrazioni e delle aziende pubbliche, ma non solo, anche specialisti in ambito fiscale e tributario per le organizzazioni private del terzo settore e poi abbiamo, come vedrete, anche una formazione dedicata a professionisti nei settori della sicurezza e delle investigazioni. Tutto questo viene declinato attraverso tre specifici curriculum: A, amministrazione e organizzazione, per profili relativi soprattutto a quelle specializzazioni utili ai fini delle amministrazioni e delle aziende pubbliche, il curriculum B, organizzazione, sicurezza e investigazioni, come la stessa denominazione suggerisce, dedicato al comparto sicurezza, e l'amministrazione C, scusate, professioni e organizzazioni economiche, pensato soprattutto per coloro i quali vogliono una formazione di tipo specializzato in ambito fiscale e tributario, rilevante non solo per le amministrazioni pubbliche, ma anche per le organizzazioni private e del terzo settore. La nostra formazione è una formazione chiaramente multidisciplinare che attinge da varie esperienze come quella delle scienze giuridiche, delle scienze economiche, delle scienze sociali, ma anche dell'informatica e abbiamo quindi un corpo docente che rappresenta queste diverse aree scientifiche dell'apprendimento. Direi che soprattutto le prime tre aree, scienze giuridiche, scienze economiche, scienze sociali, sono rappresentate nella stessa misura, quindi vi è un ottimo equilibrio tra queste tre aree scientifiche e della formazione e oltre a un corpo docente, quindi che rappresenta queste diverse aree, abbiamo anche un gruppo di tutor, anche questi altamente specializzati. Hanno tutti conseguito un dottorato di ricerca nei diversi ambiti, nelle diverse materie e quindi hanno evidentemente maturato una conoscenza avanzata rispetto ai temi che vengono insegnati all'interno del corso di studio. Si tratta di 13 tutor disciplinari impegnati sulle diverse materie del corso di studio. Abbiamo poi un tutor dedicato all'intero corso di studio e che quindi svolge tutta una serie di funzioni di prima socializzazione, come quella per esempio alla nostra piattaforma, ai nostri strumenti, ma che supporta lo studente anche nel percorso, per esempio nel programmare il suo piano di studi, anche per discutere in maniera one-to-one eventuali criticità, problemi legati alla gestione del tempo, legati al metodo di studio, eccetera. Quindi, insomma, tutto quello che può rappresentare per lo studente una fonte di
come dire, ansia o criticità, o semplicemente laddove lo studente voglia fare tesoro di quella che è l'esperienza acquisita dalla nostra tutor, un'esperienza acquisita su una platea ormai molto vasta e stratificata di studenti che nel corso degli anni non solo si sono cimentati con i nostri studi, ma poi hanno conseguito anche il titolo. Quindi è sicuramente buona regola quella di avvalersi nella misura massima possibile di tutto il supporto che i nostri tutor, sia quelli disciplinari, quindi dedicati alle singole materie, che quelli più trasversali, cioè dedicati all'intero corso di laurea, possano offrire. Abbiamo anche un tutor di processo che si occupa poi di aspetti particolarmente tecnici, come quelli ad esempio che hanno a che fare con questioni amministrative, anche eventuali permessi, esenzioni, diritto a supporti particolari a favore dello studente, eccetera. Quindi, come vedete, si tratta di una squadra. Naturalmente quello che emerge subito all'esterno è il corpo docente, e questa, diciamo, è forse la parte più visibile della nostra comunità, ma in realtà si tratta di un lavoro che impiega una squadra a diversi livelli, proprio dal momento di accoglienza dello studente a tutto l'accompagnamento nella preparazione degli esami, fino poi al momento finale, cioè quello della valutazione dell'esame, fino al conseguimento del titolo. Alcuni numeri relativi al nostro corso di laurea. Questo corso di laurea ha attraversato una dinamica molto positiva per quello che riguarda le iscrizioni. Infatti, nell'ultimo quadriennio, che è il periodo poi per me di riferimento nel quale sono stato presidente di questo corso di laurea, abbiamo assistito a una crescita del 50% del numero degli iscritti. Quindi si tratta evidentemente di un segno positivo, del gradimento, direi, della nostra offerta formativa, e devo dire che questa crescita è stata una crescita sistematica di anno in anno, si è consolidata nell'ultimo anno della pandemia, segno quindi che siamo stati anche in grado di mettere in piedi una serie di strumenti adeguati, se non altro, per fare fronte all'emergenza, ma si tratta di una crescita anno su anno e quindi di un trend assolutamente positivo. Siamo anche molto contenti dell'equilibrio di genere nella nostra popolazione studentesca. Come vedete, gli uomini e le donne sono presenti pressoché nella stessa proporzione. Così come sono rappresentate tutte le fasce di età, abbiamo in sostanza un equilibrio tra la fascia di età degli over 40 e della fascia di età degli under 40. Quindi questo anche a testimoniare che il nostro modello formativo è un modello che si adatta in maniera trasversale a tutte le esigenze, cioè quelle del neodiplomato che ha la sua prima socializzazione universitaria attraverso il nostro ateneo, e anche l'esperienza invece dello studente lavoratore che magari ha una disponibilità di tempo da gestire diversamente, ha evidentemente responsabilità di tipo lavorativo, familiare, eccetera, e che quindi ha proprio bisogno della flessibilità che noi siamo in grado di offrire. Abbiamo anche un'ottima rappresentatività, direi una copertura nazionale della provenienza geografica. Come vedete, malgrado la nostra sede centrale sia a Roma, potendo contare peraltro su tutta una serie di poli distaccati sull'intero territorio nazionale, dove per esempio è possibile sostenere gli esami o è possibile sostenere gli esami in alcuni appelli di esame dedicati, vediamo che, malgrado la presenza della sede principale a Roma,
Meno del 40% dei nostri iscritti è proveniente dal Lazio, e quindi abbiamo oltre il 60% proveniente da altre regioni, con anche qui un perfetto equilibrio tra nord e sud, come vedete, il dato sulla Campania e sulla Lombardia è esemplificativo. Volevo poi concludere offrendo alcune note per quel che riguarda le opinioni degli studenti e dei nostri laureati. Per noi queste opinioni sono estremamente importanti, noi abbiamo fatto tesoro, abbiamo costruito, abbiamo capitalizzato nel tempo proprio sui suggerimenti dei nostri studenti, siamo molto attenti a intercettare la loro domanda. Posso testimoniare che nel tempo abbiamo implementato tutta una serie di strumenti che andavano proprio a intercettare delle problematiche, per esempio quelle relative alla flessibilità, quindi la possibilità appunto di organizzare il proprio studio in maniera totalmente autonoma e totalmente libera da costrizioni temporali, la possibilità, anche questa molto, molto richiesta dagli studenti, specie dagli studenti lavoratori, di dividere le prove di esame in diversi momenti, così da poter in qualche modo diluire, ecco, anche la tensione della preparazione dell'esame e poi della prova finale, perché è possibile avere diversi test, diverse prove intermedie in itinere, e queste sono tutte strumentazioni che noi abbiamo implementato nel tempo, cercando sempre di ispirarci agli standard massimi di qualità e al tempo stesso andando a intercettare una particolare domanda. Devo dire che nel complesso, anche grazie a questo sforzo, che è uno sforzo continuo di monitoraggio, un ascolto permanente, gli studenti sono rappresentati in tutti i nostri organi, non solo quelli di governance dell'università, ma anche in particolare del corso di studio, delle commissioni interne al corso di studio. Quindi si tratta di un dialogo costante ed estremamente proficuo, che ci ha portato a dei risultati veramente lusinghieri. Per esempio, il 98,4% dei nostri laureandi si è dichiarato soddisfatto del corso di studio. I laureandi sono coloro i quali sono in una fase molto avanzata nella stesura della loro tesi di laurea, quindi hanno ormai concluso gli esami e proprio prima dell'esame finale di laurea sono invitati a esprimere le loro opinioni, naturalmente in maniera assolutamente anonima, compilando un questionario, e questa è l'ultima rilevazione disponibile, cioè quella del 2021. Così come i nostri laureati, anche qui si tratta di un dato estremamente lusinghiero, noi facciamo uno sforzo per mantenere un contatto con i nostri laureati, naturalmente come potete immaginare si tratta di uno sforzo anche organizzativo non indifferente, perché i laureati poi prendono delle strade che spesso li allontanano, alle volte anche fisicamente e geograficamente, cambiano i loro recapiti, i loro indirizzi mail. Ebbene, noi comunque siamo impegnati a mantenere un contatto, abbiamo degli uffici amministrativi che si occupano proprio di coltivare queste relazioni e realizziamo anche una rilevazione sui nostri laureati a distanza di rispettivamente 1, 3 e 5 anni dalla laurea, quindi tutti gli anni noi andiamo a intercettare, quindi sollecitare delle risposte, la compilazione di un questionario anche qui anonimo di laureati risalenti all'anno prima, 3 anni prima e 5 anni prima, e con estrema soddisfazione abbiamo rilevato, in particolare qui si tratta degli ultimi dati disponibili, abbiamo rilevato che oltre il 97% si dichiara soddisfatto e si iscriverebbe nuovamente a un corso di laurea del nostro Ateneo. Quindi evidentemente per noi questo è, come dire, una garanzia che anche l'opinione nel tempo non è un'opinione destinata a deteriorarsi, ma che viene confermata, e peraltro quando poi lo studente non ha, come dire, più
rapporti, direi anche di soggezione con l'Ateneo, perché ormai il titolo è acquisito e quindi evidentemente lo studente non solo ha maturato ha maturato anche dei convincimenti che sono dettati anche dall'esperienza, dal confronto con il mondo del lavoro, ma sono anche commenti, come dire, totalmente liberi, perché lo studente il più delle volte non risulta più iscritto al nostro Ateneo, ha già acquisito il titolo. Anche per quel che riguarda le competenze, qui i nostri laureati, oltre l'88%, dichiara di utilizzare nel proprio lavoro conoscenze, abilità e competenze acquisite nella nostra università. Quindi questo significa che poi anche l'occupabilità risulta positiva, nel senso che i nostri studenti per una stragrande maggioranza poi vanno a lavorare in ambiti dove le competenze acquisite nel nostro corso di laurea risultano rilevanti. E infine, tra coloro i quali svolgevano già un'attività lavorativa, si tratta naturalmente di una larga parte dei nostri studenti, noi riusciamo a intercettare nel nostro corso di laurea un gran numero di studenti lavoratori, proprio per il tipo di formazione che offriamo. Direi che questa è proprio una nostra cifra, è qualcosa che ci caratterizza, sebbene poi abbiamo visto la popolazione studentesca del nostro corso di laurea è ben distribuita tra tutte le fasce di età e quindi non necessariamente solo tra coloro i quali hanno una posizione lavorativa consolidata. Ebbene, tra coloro comunque che risultavano essere già occupati durante il corso di studi, quasi due terzi ha trovato poi utile il titolo conseguito ai fini della progressione della carriera. Quindi insomma si tratta non solo di acquisizione di competenze per un interesse personale, ma poi evidentemente l'acquisizione di un titolo che viene riconosciuto dal mercato del lavoro e che viene valorizzato ai fini della carriera. Bene, io concluderei qui la mia presentazione, grazie a tutti e naturalmente mi rendo disponibile per eventuali domande, per qualsiasi dubbio. I miei recapiti sono anche facilmente recuperabili sul sito di Ateneo. Grazie a tutti, grazie. E aspetto di trovarvi numerosi nel nostro corso di laurea. Grazie al professor Conti e adesso parliamo del corso di laurea triennale in scienze dell'economia aziendale con la professoressa Gulluscio. Prego. Grazie, benvenuti. Anche io proietto delle slide, in realtà sono semplicemente un supporto per le poche cose che voglio dire a proposito del corso di studi. Si vede, giusto? Credo che si vedano le slide, avrei giusto bisogno di supporto da parte nostra. Grazie. Io sono Carmela Gulluscio e sono un professore associato di economia aziendale e voglio in realtà spendere giusto qualche parola per la presentazione del corso di laurea triennale in scienze dell'economia aziendale e ho preparato più che altro una scaletta, quindi non tanto delle slide da proiettarvi, ma proprio questa scaletta che vi fa vedere quali sono i punti che mi piacerebbe affrontare. Il primo aspetto che vorrei brevemente affrontare si riallaccia a cose che in realtà sono già state dette durante la giornata di orientamento di ieri, e cioè vorrei iniziare con una mia personale riflessione sul perché può essere opportuno iscriversi ad un corso di laurea in economia. Per come la vedo io, c'è un motivo principale per il quale bisognerebbe iscriversi ad un qualunque corso di studi universitari, quindi non necessariamente ad una laurea in economia, ma a un qualunque tipo di percorso. Il motivo è la passione, cioè il desiderio di studiare quelle determinate materie. Questo perché lo studio di suo è impegnativo, richiede fatica, richiede concentrazione e quindi è molto importante scegliere un percorso di studio per il quale si sia effettivamente molto motivati, perché solamente quando c'è una forte motivazione, quell'impegno che
mettiamo nell'attività di studio riescono a diventare anche altro, cioè gratificazione, soddisfazione, motivazione a sforzarsi nonostante le difficoltà per andare avanti e per conseguire dei buoni risultati. E quindi, a mio avviso, uno studente che segue queste nostre giornate di orientamento e che si chiede ma dove mi dovrei iscrivere, che cosa dovrei fare, dovrebbe più prima di tutto provare a sentire per che cosa si sente particolarmente portato e motivato. Sicuramente ci sono tante altre riflessioni che si possono fare, il tipo di opportunità di carriera, un percorso di studio può dare, e quello è sicuramente rilevante, però a mio avviso la primissima considerazione che dobbiamo fare è proprio quello per cui ci sentiamo portati. Per quanto mi riguarda, io penso di essere stata fortunata da studentessa di scuola superiore a capire il tipo di percorso universitario che volevo intraprendere, perché avendo frequentato un istituto tecnico commerciale studiavo delle materie che poi bene o male ho ritrovato all'interno del corso di laurea in economia che successivamente ho seguito, e quindi avevo il polso della situazione, sapevo che quelle materie mi sarebbero piaciute. Però molte volte capita che gli studenti che arrivano anche alla fine delle scuole superiori o in un momento successivo abbiano dei dubbi, cioè sanno che magari si vogliono iscrivere all'università, ma non sono ancora ben convinti del percorso di studio da intraprendere. Magari hanno 2 o 3 opzioni possibili. Beh, allora a quel punto bisogna comunque fare ulteriori ragionamenti, e cioè nel momento in cui voglio capire dove è meglio muovermi, devo anche tener conto delle opportunità nel mondo del lavoro che mi offre quello specifico percorso di studio. In linea di massima possiamo dire che storicamente i corsi di laurea in economia hanno dato buone opportunità di lavoro, e sono delle opportunità di lavoro abbastanza variegate. Il corso di studio in economia ci consente di lavorare sia come dipendenti in aziende pubbliche, in aziende private, sia come liberi professionisti. Fare un elenco delle professioni alle quali un corso di laurea in economia prepara è abbastanza difficile, perché è un tipo di percorso di studi poliedrico. E in effetti, se pensiamo per esempio a un lavoro presso un'azienda privata, un laureato in economia può svolgere funzioni a diversi livelli, a livello integratizio, di quadro o anche dirigenziale, in vari percorsi, per esempio in ambito di amministrazione, di contabilità, bilancio, gestione del personale, in marketing e così via dicendo. Ma ci sono anche molte opportunità di lavoro nelle aziende pubbliche, e in effetti molti concorsi chiedono l'accesso tramite titoli di laurea in economia. Ma non dobbiamo nemmeno dimenticare rilevanti opportunità che vengono offerte per la libera professione. Giusto per citare alcuni esempi, pensiamo al dottore commercialista, pensiamo al revisore dei conti, che sono delle classiche professioni alle quali si può accedere mediante un percorso di laurea in economia. In effetti la lista è piuttosto ampia, e quindi è difficile identificare tutte le possibilità di carriera. Possiamo dire che il percorso di laurea in economia è uno di quelli che dà comunque ampi spazi nel mondo del lavoro, quindi molte possibilità di scelta e anche delle buone opportunità di trovare lavoro. Un altro aspetto su cui mi vorrei soffermare è la caratteristica della formazione triennale di base. In particolare vorrei rassicurare tutti coloro i quali stanno pensando di iscriversi ad una triennale in economia, in particolare la nostra triennale in economia, perché molte volte, avendo a che fare con studenti soprattutto del primo anno, corso di laurea triennale, mi capita di sentire dubbi, perplessità da parte degli studenti, i quali temono magari di non avere un'adeguata preparazione di base, per esempio per materie più tecniche, quale potrebbe essere la materia che insegno io, economia aziendale, o anche materie di carattere più quantitativo, matematica, statistica. I timori che sento normalmente sono: ma io non ho studiato il liceo scientifico, quindi ho difficoltà ad affrontare la matematica. Oppure io non ho studiato in un istituto tecnico commerciale, quindi non ho le basi dell'economia politica o dell'economia aziendale. Su questo mi sento di rassicurare tutti quanti gli studenti e gli aspiranti studenti, perché si tratta di un corso triennale di base. Quindi gli insegnamenti che vengono impartiti sono appunto insegnamenti di base, in cui si parte dalle basi della disciplina e si accompagna per mano lo studente.
Quindi questi dubbi non hanno motivo di esistere. Cioè, la scelta del percorso di studio, a mio avviso, va fatta in funzione dell'attitudine, della volontà di studiare quelle discipline e non della paura di determinati scogli che, a mio avviso, non esistono perché appunto si viene guidati sin dalle basi. Un altro aspetto sul quale è importante soffermarci è poi la struttura del corso di studio e dei suoi curricula. Quindi se abbiamo detto che è importante scegliere un percorso di studi perché ci si sente portati per quelle materie, beh, allora è importante anche capire che cosa si studia all'interno del corso di laurea triennale CLEA. E io vi proietto qui un PDF, un attimo soltanto, vediamo se lo riusciamo a ritrovare. Non lo trovo subito, un attimo solo, vediamo. Un momento di pazienza, eccolo qui. Vedete, noi abbiamo due curricula, curriculum A e curriculum B. Il curriculum A è un curriculum di base in economia aziendale, mentre il curriculum B è un curriculum in economia del settore turistico. In linea di massima, senza soffermarmi su tutti quanti gli insegnamenti, tanto nel curriculum A quanto nel curriculum B ci sono quattro gruppi principali di insegnamenti, e cioè ci sono degli insegnamenti di, chiamiamoli così, area economica pura, quindi economia politica, politica economica. Poi c'è un gruppo molto numeroso di insegnamenti di area economico-aziendale, giustamente un corso di laurea in economia aziendale deve quindi focalizzarsi su queste materie, quindi per esempio economia aziendale 1, economia e gestione delle imprese, economia aziendale 2, marketing o ancora economia e gestione dell'innovazione, economia degli intermediari finanziari, revisione aziendale, giusto per fare qualche esempio. Ci sono degli insegnamenti di area matematico-quantitativa, quindi metodi quantitativi per la gestione aziendale, statistica, statistica economica e una serie di insegnamenti di stampo giuridico. Invece il curriculum B, incentrato sull'economia delle aziende turistiche, ha una struttura similare, ma ha delle connotazioni specifiche, quindi invece di economia politica in generale abbiamo economia politica per il turismo, abbiamo un insegnamento di diritto del turismo e governo del territorio, abbiamo un insegnamento di marketing turistico, un altro di organizzazione delle imprese turistiche, giusto quindi per far vedere che tipo di contenuti formativi possiamo trovare. L'altro aspetto su cui vorrei soffermarmi sono i vantaggi dell'università telematica, quindi sono vantaggi comuni a questo percorso di studio e anche a tutti quanti gli altri che vengono presentati. Sicuramente l'università telematica, come intuitivo, è utilissima per gli studenti lavoratori, cioè per persone che hanno forti vincoli di tempo, di orario e che quindi hanno la possibilità di frequentare le videolezioni in qualunque momento del giorno o anche ma è utilissima non solo per gli studenti lavoratori. Noi, infatti, come diceva il collega prima di me, abbiamo un buon equilibrio tra diverse fasce di età e benché abbiamo prevalentemente studenti lavoratori, negli ultimi anni si sta allargando anche la platea di studenti non lavoratori. Gli studenti non lavoratori che ci scelgono normalmente lo fanno per diverse motivazioni, per esempio perché lo studente risiede in una città lontana da quella in cui c'è il corso di studi che vorrebbe frequentare, oppure perché magari sta pensando di cercare lavoro e quindi vorrebbe comunque avere già un percorso di studi maggiormente flessibile, o semplicemente perché diventa difficile a volte spostarsi dalla propria residenza, avere problemi anche logistici. In generale, l'università telematica offre dunque a tutti un'altissima flessibilità. Questo perché innanzitutto ci si può iscrivere in un qualunque momento dell'anno, quindi non abbiamo quei vincoli tipici dell'università in presenza in cui di solito ci si iscrive nel mese di ottobre oppure di novembre, ma ci si può iscrivere in qualunque mese dell'anno. Si possono seguire le lezioni, come dicevo prima, a qualunque ora del giorno e della notte, si possono anche riseguire, riguardare, rimandare indietro quando c'è qualcosa da approfondire. E inoltre si è molto seguiti, questo lo accennava il collega Conti prima di me. Considerate che lo studente di Terma Sapienza non è mai lasciato a se stesso, ma ha una vasta tipologia di soggetti a suo supporto. C'è il tutor di CDS che normalmente lo accompagna
contatta già nei primi giorni di iscrizione, che fa dei webinar introduttivi in cui spiega come funziona il percorso di studio. Ci sono i tutor disciplinari che sono a supporto del docente, ci sono i docenti che fanno ricevimenti, un tempo si facevano prevalentemente in presenza, ci sono anche ricevimenti telematici che ormai sono preponderanti. E poi c'è anche il tutor di processo di cui si parlava prima, che svolge un ruolo molto importante, perché quando vede delle battute di arresto nella carriera di uno studente lo contatta telefonicamente, gli chiede se ci sono dei problemi e cerca di capire perché non si sta andando avanti con gli esami, quindi cerca di dargli una mano. E poi c'è un altro vantaggio che a mio avviso è veramente molto importante, cioè la presenza di esami quasi ogni mese, fatta eccezione per il mese di agosto, normalmente anche per il mese di dicembre e di aprile in cui abbiamo sedute di laurea, ma ci sono veramente tantissimi appelli di esame. E questo vantaggio non è trascurabile, perché bisogna semplicemente fare un paragone tra la classica università in presenza e l'università telematica. Nell'università in presenza, se i corsi sono semestrali, si segue magari da ottobre oppure da novembre fino a gennaio, magari tre materie insieme, anche con una certa difficoltà, perché magari si passa una parte della giornata in aula a prendere appunti, ad ascoltare, magari la sera si rimettono insieme gli appunti, e c'è anche difficoltà poi a studiare in contemporanea tre distinte discipline. E poi in un periodo di tempo limitato, che può essere per esempio un mese e mezzo, normalmente ci sono varie appelli di esame. È molto più comodo invece avere la possibilità di concentrarsi su un insegnamento alla volta, quindi seguire quelle lezioni, studiare, ripetere, fare le esercitazioni, tutto ciò che è connesso all'insegnamento e andare a sostenere l'esame. E una volta che si è sostenuto quell'esame, passare a quello successivo. Magari una persona che non sia ancora iscritta all'università non riesce molto a capire il vantaggio di una simile organizzazione, però vi assicuro, in qualità di ex studentessa di un'università in presenza, che la differenza è veramente abissale, perché ci si dà la possibilità di concentrarsi su un insegnamento alla volta. Ovviamente si potrebbe eccepire che l'università online presenta di contro rispetto a quella in presenza, e i contro più evidenti sono lo scarso contatto sia con gli altri studenti e sia con i docenti in generale, con la struttura. Questo è vero, ma nel corso degli anni ci siamo ampiamente attivati per cercare di bilanciare questi contro con una serie di punti di forza. E cioè, è vero che non abbiamo un forte contatto con gli altri studenti e con i docenti, ma abbiamo possibilità di ricevimenti fisici e telematici, abbiamo organizzazione di webinar periodici, abbiamo varie activity in cui gli studenti possono interagire con il docente, con il tutor e anche tra di loro, e ci sono anche dei gruppi social tra gli studenti che si scambiano delle opinioni. Quindi in qualche modo questa lontananza fisica viene controbilanciata da una vicinanza telematica. Un altro aspetto a mio avviso molto rilevante è la qualità della formazione offerta da Unitalia Sapienza. Di tanto in tanto si sente qualcuno affermare che le università telematiche sono delle università di serie. Per quanto mi riguarda, ciò non è assolutamente vero per Unitalia Sapienza, perché Unitalia Sapienza chiede esattamente le stesse cose, quindi lo stesso tipo di impegno, lo stesso livello di preparazione che chiede un'università in presenza. Quindi non è assolutamente un'università che chiede qualcosa in meno, chiede lo stesso che chiede l'università in presenza, ma offre qualcosa in più. Offre in particolare un percorso a misura di studente, lavoratore e non lavoratore, cercando di accompagnarlo quanto più possibile per mano nel suo percorso formativo. Un altro aspetto a mio avviso importante è farvi qualche esempio di didattica nel corso di studio che presiedo, e penso che forse la cosa più utile da fare sarebbe farvi un esempio della didattica che riguarda uno dei miei insegnamenti, in particolare un insegnamento del primo anno, che è quello di Economia aziendale. Economia aziendale 1 è giudicato un insegnamento impegnativo da parte degli studenti, non perché sia difficile, ma perché c'è tanto materiale, cioè ci sono tante cose da studiare, ed essendo un percorso di laurea triennale in economia aziendale, è ovvio che l'economia aziendale debba essere una base fatta bene. E allora, che cosa ho fatto? Nel corso degli anni ho cercato di implementare tutta una serie di soluzioni che venissero incontro alle esigenze degli studenti. Una prima cosa che ho deciso di fare già da vari anni è quella di
dare la possibilità agli studenti di decidere se sostenere l'esame in forma integrale oppure in forma parziale. Molti studenti optano per la possibilità di dividere l'esame in due parti, quindi in un appello vengono a sostenere la prima parte, che è quella di contabilità, per intenderci una scrittura in partita doppia, e in un secondo momento, superata questa prima parte, vengono a sostenere la parte rimanente, che è la che possiamo definire più teorica, perché affronta aspetti, per esempio, sulla definizione di azienda, sulle articolazioni delle aziende, sui soggetti aziendali e così via dicendo. La possibilità di dividere l'esame in due parti è molto importante, perché in una materia vasta, con un ampio programma, consente allo studente ancora una volta di focalizzarsi ancora di più su una parte, conseguire quella parte e in un lasso di tempo ragionevolmente breve poi di venire sulla parte che rimane. Un'altra attività, un activity che ho registrato e che ho realizzato in tempi molto recenti a luglio, era un activity in cui ho approfittato della modalità di espletamento dell'esame online per coinvolgere alcuni studenti e invitarli a sostenere solo la prima parte dell'esame, quella di cui vi parlavo prima, cioè la parte di contabilità, e ho chiesto loro l'autorizzazione a registrare il loro esame. Era un esame orale, quindi non stavamo facendo un esame scritto, però stavamo dando in questo modo un esempio a tutti quanti gli studenti di come si struttura normalmente un esame orale. Quindi ci sono 4 o 5 studenti che vengono interrogati da una commissione, vengono fatte domande abbastanza variegate, si spiega il perché di queste domande e si commentano poi anche le risposte che vengono date dagli studenti e la commissione spiega anche la valutazione complessiva che alla fine viene. Stiamo per caricare in rete la registrazione di questi attività. L'attività è stata molto utile per gli studenti perché, avendo superato quella parte, hanno conservato la prima parte, quindi come se avessero fatto un esonero. E poi altre cose ancora che facciamo sono di webinar pre e post esame. Io normalmente circa una settimana prima dell'esame organizzo un webinar in cui gli studenti vengono. Io do delle informazioni di massima su come funziona l'esame, su che cosa è importante fare per prepararsi adeguatamente, poi rispondo alle domande degli studenti, quindi pongo un question time. E ci sono dei periodi in cui ho anche organizzato dei webinar post-esame, cioè quando gli esami si svolgevano in presenza, soprattutto nel momento in cui gli studenti volevano dopo degli approfondimenti che non avevano pensato di chiedermi in sede di seduta di esame, per esempio perché non avevano superato una prova, perché magari c'era una parte su cui erano andati meno bene, venivano e chiedevano quindi dei chiarimenti. E poi c'è un'ultimissima cosa, un ultimissimo esempio della didattica dell'insegnamento che vi vorrei presentare, e cioè un activity che si chiama Gli studenti fanno lezione. Anche qui sono un paio di anni che la organizzo. In sostanza, di tanto in tanto lancio un activity, quindi mando una comunicazione tramite forum agli studenti e dico: per questo insegnamento propongo agli studenti di prenotarsi per fare una lezione su un certo argomento. Gli studenti sanno che hanno 15-20 minuti di tempo per fare una loro lezione. Io suggerisco che tipo di materiale studiare, il libro, le dispense, qualcosa che metto io a disposizione. Vengono alcuni studenti, anche lì mi danno una liberatoria per la registrazione e fanno la loro lezione, quindi organizzano delle slide. Al termine della singola lezione c'è un primo momento in cui lo studente fa una propria autovalutazione, cioè dice che cosa gli è piaciuto e che cosa non gli è piaciuto della sua presentazione. A seguire interviene la platea degli altri studenti che hanno assistito, quindi si comportano come se fossero la classe, gli editori, gli allievi di quell'insegnante, e anche loro spiegano quali sono stati a loro avviso i punti di forza e di debolezza della lezione. Dopodiché c'è la commissione d'esame, normalmente due componenti, che fanno anche loro dei commenti. A quel punto si sceglie la presentazione migliore, e questa presentazione migliore viene poi caricata, a distanza di un po' di tempo, nella pagina web dell'insegnamento, così che in futuro gli altri studenti che seguiranno quel corso avranno non solo le lezioni del docente, ma anche delle piccole lezioni fatte da parte di loro colleghi. Questo tipo di activity è molto utile, perché aiuta a sviluppare una serie di capacità e di competenze trasversali. Lo studente fa un po' di fatica a preparare una lezione, deve studiare molto bene, si deve mettere in gioco, deve provare a fare una presentazione in PowerPoint,
PowerPoint, deve strutturare bene il discorso nell'arco del periodo di tempo a sua disposizione, deve essere incisivo, convincente, e quindi è un po' come se facesse una sorta di esperimento di che cosa potrebbe accadere, per esempio, in occasione della sua seduta di laurea. Quindi si tratta di esempi che io vi faccio giusto per farvi capire che tipo di attività si possono trovare all'interno di questo corso di studio. Infine vorrei presentare poche riflessioni. Quindi, in sintesi, per quale motivo, che cosa c'è di interessante in quello che abbiamo visto? La prima considerazione da fare è che secondo me lo studio all'università per uno studente è un'esperienza bellissima. Io ricordo gli anni dell'università come anni veramente tra i più belli e quindi consiglierei di scegliere il corso di laurea in economia se le materie che vi ho presentato sono delle materie che effettivamente vi appassionano. E vi consiglio di scegliere il corso di laurea triennale in economia aziendale di Terna Sapienza se volete avere un titolo di studio che sia di elevata qualità, ma anche venendo seguiti in una maniera che vi consenta di calibrare il tutto in ragione anche delle vostre esigenze personali, familiari e di lavoro. Quindi se volete coniugare un percorso di studi che sia di alta qualità, ma che sia al contempo anche a misura di studente. Grazie, ho terminato. Grazie, passiamo adesso al corso di laurea magistrale in management delle organizzazioni pubbliche e sanitarie. Il professor Giulio Maggiore, buongiorno. Credo ci sia un problema di audio, attendiamo un attimo. Fatto, spero di averlo attivato, funziona? Ok, perfetto. Perfetto, perfetto, grazie. Allora volevo ringraziare tutti chi ha organizzato questo evento e chi sta partecipando, perché ci offre l'opportunità di parlare di noi, è sempre un piacere poter comunicare l'attività che stiamo portando avanti. Rispetto a chi mi ha preceduto, entriamo nel campo delle lauree magistrali, in particolare la nostra è una laurea che si può conseguire solo avendo già alle spalle una triennale, quindi è chiaro che i miei destinatari, chi è più, può essere più interessato alle cose che dirò, è chi già ha una laurea triennale può essere interessato alla laurea magistrale, però magari può essere anche utile per chi ora si iscrive a una triennale avere una prospettiva di più lungo periodo e quindi magari cominciare già a orientarsi rispetto a quelle che saranno le scelte future. Noi tutti speriamo che gli studenti, oltre dopo essersi appassionati allo studio attraverso una laurea triennale, abbiano anche il gusto di provare ad andare avanti con una laurea magistrale. Anch'io ho preparato una presentazione in PowerPoint che proverò a condividere con voi. Fatemi sapere se è condivisa. Perfetto. Perfetto. Allora, partiamo da lontano, cioè prima di cominciare a parlare della nostra proposta, della nostra laurea, partiamo da una domanda più generale. Perché è importante? Io qui ho fatto una piccola rassegna dei problemi che oggi chiunque lavora in una pubblica amministrazione è costretta ad affrontare. In Italia, più che in qualsiasi altro paese, vediamo problemi di spending review, tagli ai costi, vincoli di bilancio, problemi di gestione della normativa anticorruzione, trasparenza, indebitamento che grava su qualsiasi ente pubblico, problemi di armonizzazione contabile. Il lavoro dipendente pubblico diventa sempre più complicato, perché lo sappiamo, l'Italia è in un momento delicato, abbiamo un problema di debito pubblico molto ingente, abbiamo un problema di complessità di gestione dell'organizzazione pubblica. Quindi spesso chi lavora in queste strutture vive una situazione di grande criticità. Io l'ho rappresentata in termini. Alcuni la vedono come è rappresentato nella seconda icona, come un vicolo senza uscita. Molti dipendenti pubblici vivono quasi con rassegnazione questa esperienza di complessità crescente che spesso è al di sopra delle loro possibilità e delle loro potenzialità. Io credo invece che sia più vero il primo segnale, più che un vicolo senza uscita, credo che quello che sta attraversando oggi la pubblica amministrazione sia una strada stretta. È una strada stretta che richiede sempre più capacità, sempre più competenze, sempre più attitudini. In altre parole, è il momento di investire sulle competenze, cioè diventano sempre più importanti le persone.
Il lavoro, soprattutto se si mira ad avere una funzione manageriale all'interno delle pubbliche amministrazioni, richiede un investimento che è di carattere trasversale. Occorre sì investire sulle conoscenze, quindi prima di tutto conoscere la normativa, conoscere le dinamiche che regolano il funzionamento di un'organizzazione, ma non basta. Occorre acquisire delle skills, cioè delle capacità in opera, delle capacità da mettere in campo all'interno dell'organizzazione e poi una serie di atteggiamenti che devono accompagnare oggi un ruolo di un soggetto che lavora nel pubblico, ma in particolare di un soggetto che vuole svolgere che ha l'aspirazione di non limitarsi a svolgere un ruolo marginale all'interno di un'organizzazione pubblica, ma che ha l'aspirazione di diventare quadro e magari anche dirigente. Ecco, a questi soggetti si rivolge il nostro corso. Il corso si intitola Management e le organizzazioni pubbliche sanitarie e quindi ha come obiettivo la formazione di specialisti nel management pubblico, cioè soggetti capaci di ricoprire ruoli di responsabilità nelle varie organizzazioni che compongono il complesso sistema dell'amministrazione pubblica italiana. Quindi noi abbiamo un'esigenza, l'abbiamo ben descritta nelle prime slide, di far fronte alla complessità. La complessità si gestisce attraverso un approccio, non basta conoscere, ma bisogna anche saper affrontare il problem solving tipico del day by day di un'organizzazione pubblica. Io dico pubblico perché evidentemente problemi simili incontrano anche le organizzazioni private, ma in realtà mentre le organizzazioni private investono da tempo sulla formazione dei loro manager, in realtà secondo me hanno da gestire una complessità più ridotta rispetto a quella che si affronta in un contesto pubblico, le organizzazioni pubbliche sono un po' in ritardo su questo aspetto. A chi si rivolge la nostra laurea? Si rivolge innanzitutto a coloro che hanno conseguito un titolo di laurea nella classe L16, cioè laureati in scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione, quindi per intenderci coloro che hanno seguito tutta la presentazione, la prima presentazione, quella del professor Conti, prevedeva proprio quel tipo di laurea. Quindi chi si iscrive alla nostra triennale in scienze dell'amministrazione poi potrà proseguire i suoi studi all'interno della nostra laurea magistrale. Ma naturalmente la laurea è aperta anche a persone che provengono da altre università. In particolare noi abbiamo creato un sistema che ci consente di accogliere all'interno dei nostri corsi anche soggetti che non hanno questo tipo di laurea, ma che hanno acquisito una serie di crediti formativi universitari in materie molto vicine a quelle che poi sono comprese nella laurea in scienze dell'amministrazione. Questo ci dà la possibilità anche di allargare il nostro bacino di utenza a molti dipendenti della pubblica amministrazione, perché qui veniamo subito a un elemento fondamentale. I nostri iscritti sono in gran parte persone che già lavorano nella pubblica amministrazione, circa il 95%, e che chiedono e richiedono e quindi accedono alla nostra laurea per una qualificazione della loro preparazione. Anche noi però stiamo registrando una crescita, sia pure non nei numeri che vengono descritti nella laurea in scienze dell'amministrazione, di studenti che in fondo hanno l'ambizione di entrare nel management pubblico e quindi, anche se non lavorano già in questo settore, seguono questo tipo di laurea. Il nostro corso di laurea si articola in tre curriculum. Un primo curriculum è il curriculum A, Management e di Government delle aziende pubbliche. È destinato in particolare a quei soggetti che lavorano o che intendono lavorare nella pubblica amministrazione centrale, i ministeri piuttosto che le grandi agenzie. Il secondo curriculum, il curriculum B, Management delle organizzazioni pubbliche e sanitarie, si rivolge a quegli studenti che desiderano invece specializzarsi nel settore sanitario. Il settore sanitario è forse, anzi direi senza forse, senz'altro, il settore della pubblica amministrazione è più rilevante sia da un punto di vista di impatto economico, sia da un punto di vista, se vogliamo, anche di impatto sulla qualità della vita delle persone. Lo stiamo sperimentando in modo, direi, fin troppo evidente in questi mesi, ormai anni di pandemia. E quindi tutti abbiamo capito quanto sia importante che le organizzazioni sanitarie non solo abbiano professionisti preparati, ma anche manager preparati. Molti dei problemi che sono nati durante questa pandemia non dipendono dalla qualità professionale di medici e infermieri, ma dipendono da una cattiva organizzazione. Chiunque ha sperimentato il Covid in questi mesi sa, per esempio, come abbia funzionato poco e male la medicina territoriale,
come spesso i malati siano abbandonati al loro destino quando dovrebbero essere assistiti a casa loro. Ecco, tutto questo è un problema di organizzazione, di economia e di gestione delle risorse. Noi riteniamo che questo corso possa offrire a chi ama entrare in questo mondo e dare un contributo anche al suo paese per migliorare la qualità dell'erogazione dei servizi sanitari, ecco, noi speriamo di poter contribuire anche al consolidamento di queste persone. Diciamo anche che al curriculum vitae si iscrivono tantissimi professionisti sanitari, infermieri, medici, che desiderano poi sviluppare queste competenze per poter anche evolvere da un punto di vista di carriera professionale in questi ambiti di carattere più manageriale. Infine c'è il curriculum più giovane, il ragazzino del nostro team, che è il curriculum C, Management delle Autonomie Territoriali. Questo curriculum nasce su una sollecitazione diretta che viene dall'ANCI, che è l'Associazione dei Comuni Italiani, perché si è visto che l'Italia è un paese ricco di comuni, noi siamo popolati da una quantità enorme di comuni, molti dei quali hanno delle difficoltà gestionali enormi. Oggi si parla di digitalizzazione, si parla di armonizzazione contabile con delle complessità enormi su cui la collega Carmela Colluscio ci potrebbe dare tantissimi dettagli. Ebbene, quasi sempre i dipendenti di queste organizzazioni non sono pronti ad affrontare queste complessità. Ecco perché molti di loro si iscrivono al nostro corso, ma ecco perché anche molti giovani che sono interessati magari a lavorare negli enti locali del loro territorio possono trovare in questo corso un'opportunità di preparazione per entrare in modo competente e qualificato in questo mondo. Quindi, come vedete, è un mosaico di opportunità che si rivolge a situazioni diverse, ma che ha come comune denominatore proprio questo, quello di contribuire non solo alla crescita personale delle persone, ma lasciatemi dire anche di dare un contributo alla qualificazione del sistema della pubblica amministrazione del nostro paese. Veniamo adesso un po' invece a descrivere in modo più puntuale quella che è la struttura del corso. Allora, vedete, questo è il curriculum A, vedremo che tutti e tre i curriculum hanno una struttura molto simile. Abbiamo un paio di esami di carattere statistico quantitativo. In particolare, fino a quest'anno abbiamo statistica per la pubblica amministrazione e sistemi informativi per la pubblica amministrazione. Vi anticipo che dall'anno accademico entrante, quindi dal novembre, non ci sarà più l'esame di statistica, che è stato sostituito da un altro esame di informatica, dedicato in particolare al problema della transizione digitale. Perché è accaduto questo? Perché ci siamo resi conto della necessità di offrire ai nostri studenti più competenze in questo settore, perché la pubblica amministrazione in questo momento si sta scontrando contro un enorme problema legato alla digitalizzazione. Attenzione, la digitalizzazione non si traduce solo nell'introduzione dell'informatica in un'organizzazione, ma significa rivoluzionare i processi, ripensare l'organizzazione. Ecco, noi riteniamo importante che chi si laurea in un corso come il nostro abbia in tema di digitalizzazione una competenza molto profonda, ed ecco perché abbiamo arricchito la nostra offerta formativa su questo settore. Poi si passa ai diritti, perché chiunque lavora nel mondo pubblico sa di dovere gestire problematiche di carattere giuridico. Il diritto è il pane quotidiano della pubblica amministrazione italiana, dal mio punto di vista persino all'eccesso, nel senso che noi abbiamo dei grandi giuristi nei ranghi della pubblica amministrazione che però sono estremamente carenti sul piano degli aspetti organizzativi e gestionali. Ecco perché poi si passa alla scienza politica, perché qualsiasi organizzazione pubblica è immersa in un ambiente politico e quindi deve capirne le dinamiche. E finalmente a management dell'innovazione, cioè come gestire poi quelle nuove tecnologie, quelle nuove metodologie, quelle nuove procedure all'interno di un'organizzazione. Nel secondo anno si parla di governance multilivello e processi amministrativi. Chiunque lavora in una pubblica amministrazione sa l'importanza di interagire tra i vari livelli amministrativi che caratterizzano il governo degli enti pubblici, governance e management della pubblica amministrazione, lingua inglese, inutile dirlo. Oggi anche nel mondo pubblico occorre avere una piena padronanza dell'inglese, diritto pubblico comparato, diritto tributario, quindi si torna ai diritti e poi un esame interessante di metodologie e tecnologie per la formazione e lo sviluppo del personale nella pubblica amministrazione. Perché oggi è fondamentale, visto che le competenze, l'abbiamo detto, sono lo strumento chiave, è importante anche che i nostri manager sappiano organizzare attraverso metodologie innovative la formazione del loro personale. Questo è il curriculum A che, come abbiamo detto, si rivolge alla pubblica amministrazione in generale.
Veniamo al curriculum B. Il curriculum B è più focalizzato, l'abbiamo detto, sui temi della sanità, infatti la struttura è sempre la stessa, due esami quantitativi, ancora una volta rinforzeremo la dimensione informativa, quindi dall'anno prossimo anche qui la statistica sarà sostituita dalla transizione al digitale. Si parlerà in modo specifico, oltre che del diritto pubblico, del diritto sanitario, e poi ci sono degli esami verticali come sociologia della salute e politiche sanitarie, organizzazione delle aziende sanitarie. Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, governance e management delle aziende sanitarie, lingua inglese, pianificazione e controllo delle aziende sanitarie. Qua consentitemi un focus sui docenti. Noi abbiamo fatto una scelta nel corso di management delle organizzazioni pubbliche sanitarie, che è quello di mantenere un buon mix tra docenti accademici, anche di gran prestigio, come il professor Francesco Avallone, che è stato rettore di questa università, ma anche professionisti di alto livello. Vedete per esempio che l'esame di pianificazione e controllo delle aziende sanitarie ha come docenti Giovanni Leonardi e Achille Iachino. Giovanni Leonardi, per intenderci, il segretario generale del Ministero della Salute. Achille Iachino è un dirigente che durante l'emergenza pandemica ha gestito tutto il problema dei dispositivi medici. Quindi abbiamo la possibilità di offrire ai nostri studenti non solo qualificati docenti provenienti dal mondo accademico, ma anche dirigenti di altissimo livello del mondo della pubblica amministrazione. Ecco perché penso che alla fine questo mix poi garantisca una formazione di grande qualità. Veniamo all'ultimo curriculum, che è quello delle autonomie territoriali, più recente. Anche qui vedete c'è un forte investimento sulla dimensione informatica, si parla di diritto, ma naturalmente di diritto regionale e degli enti locali, di diritto amministrativo, e tutti gli esami vengono tagliati naturalmente in funzione degli aspetti localistici, quindi tipici degli enti locali. In particolare segnalo questo esame economia aziendale degli enti territoriali. Chiunque lavori in un ente territoriale sa quali complessità contabili oggi deve affrontare un ente locale. Ci sono grandissime problematiche e quindi noi abbiamo pensato di dedicare un esame proprio a questi temi. Nella seconda parte del corso si parla naturalmente anche qui di esami di taglio sociologico, di esami di carattere manageriale, l'immancabile inglese, e parliamo anche di diritto penale nella pubblica amministrazione, perché anche questo è un aspetto che è estremamente importante. Bene. Penso e spero di avervi dato una buona rappresentazione della struttura dei nostri corsi. Voglio anch'io però, dopo aver fatto questa parte un po' più istituzionale, aprire un rapidissimo flash sulla didattica. Quello che noi cerchiamo di fare nella didattica del nostro corso è un forte investimento sulla didattica interattiva. Qua vi faccio vedere, per esempio, un'esperienza molto interessante che ho lanciato in questi anni. Ho lanciato Mitiviti, che è un wiki. Voi tutti siete abituati a frequentare sul web Wikipedia, no? L'enciclopedia più diffusa del mondo. Noi abbiamo fatto una piccola Wikipedia all'interno del nostro corso di Management dell'Innovazione, chiedendo a ciascuno degli studenti non solo di studiare la teoria dell'innovazione, ma poi di provare ad applicarla a un caso di sua diretta conoscenza, possibilmente correlato all'organizzazione in cui lavora. È stato un grandissimo successo. Io qua vi faccio vedere una lista, ma sono solo i primi 28 casi di innovazione che hanno prodotto i miei studenti. Ce ne sono più di 200, quindi abbiamo tantissimi casi di innovazione. Quindi, come vedete, questo wiki diventa uno spaccato su come funziona il mondo della pubblica amministrazione, una cosa di grande interesse che ci consente di capire tantissime cose, ve lo dico. I nostri studenti insegnano a noi docenti e agli altri studenti, perché è chiaro che ogni studente che si affaccia su questo wiki non impara più solo dal professore, ma impara anche studiando i casi che i suoi colleghi hanno pubblicato all'interno di questo wiki. Quindi è un meccanismo, è una modalità didattica innovativa che si è rivelata di grandissimo successo. Chiudo la mia presentazione con qualche numero. Vi faccio vedere questa tabella che vi fa vedere l'evoluzione quantitativa del corso. Come vedete, è un corso in costante crescita, ma lasciatemi dire con una certa soddisfazione che nell'ultimo anno accademico abbiamo avuto una crescita in termini di iscritti di superiore all'80%. Significa che se il trend è questo, alla fine dell'anno potremmo quasi raddoppiare gli iscritti al nostro corso. Quindi vuol dire che evidentemente abbiamo intercettato un bisogno reale della domanda, un bisogno reale del nostro paese, quindi credo che questo corso rappresenti senz'altro una case history di successo. Giusto per completare, vi faccio vedere anche il mix tra i tre curriculum. Come vedete, il curriculum di maggior successo è proprio il curriculum legato al management sanitario, quello sul curriculum C sta crescendo e quello più generico si sta ridimensionando, anche perché ovviamente gli studenti preferiscono poi, quando sono specializzati, andare a puntare sui curriculum di maggiore specializzazione.
Bene, qui si chiude la mia presentazione. Io vi ringrazio dell'attenzione, qui trovate il mio indirizzo. E insomma, vi aspetto anch'io, vi aspetto, non so se subito, alcuni di voi sono troppo giovani per iscriversi immediatamente, quelli che hanno un'età più avanzata e magari un po' di esperienza di studio alle spalle lo potranno fare, però prima o poi vi aspetto tutti, anche i più giovani, perché mi auguro che superata la triennale vi nasca la passione anche per proseguire nei vostri studi. Grazie dell'attenzione. Grazie, grazie al professor Maggiore. Continuiamo con un altro corso di laurea magistrale in Economia, Management e Innovazione con la professoressa Anna Rita Colasante. Buongiorno. Attivi l'audio perché non la sentiamo. Professoressa Colasanti, guardi, proviamo in caso a modificare l'input, l'audio dell'input. In alto a sinistra trova audio e video, lì può modificare. Mi si sente adesso? Adesso sì. Ok, prego. Grazie, scusate. E dicevo che approfitto anch'io per ringraziare sia gli organizzatori che i partecipanti e presento anch'io, diciamo, una piccola presentazione. Presento una piccola presentazione. Si vede, vero? Sì, ok, immagino di sì. E nella speranza che non tutti coloro che ci stanno sentendo in questo momento vadano dal professor Maggiore, ma che qualcuno poi, insomma, voglia venire anche nella nostra laurea magistrale. La nostra è, come vedete, una classe di laurea magistrale 77, quindi di economia aziendale. Si può pensare un po' come diciamo, il continuo di quello che ha presentato la professoressa Guluscio. Quindi evidentemente appunto è rivolto prevalentemente a coloro che abbiano già conseguito una laurea triennale della classe 18, ma non solo, così come ripeto un po', ovviamente essendo la quarta nell'ordine, ripeterò un po' di informazioni che sono state già date durante le altre presentazioni. Così come ha detto il professor Maggiore, abbiamo istituito dei corsi che permettano, diciamo, anche a chiunque abbia una laurea affine, quindi che abbia conseguito un certo numero di CFU, evidentemente nei corsi basilari, di poter seguire questi corsi e avere accesso alla nostra laurea magistrale. Essendo appunto in economia aziendale, qual è l'obiettivo principale? Ovviamente quello di formare, diciamo, del personale specializzato che possa operare, diciamo, ne nelle aziende. Ok? E, il nostro curriculum e il nostro corso di laurea è articolato in 5 curricula. Ok? Ho scritto qui giusto una brevissima presentazione di tutti quanti i curricula, che adesso vado un pochino ad elencare. Quello che ovviamente voglio dire è che la cosa che accomuna tutti quanti i curricula è una forte base di, evidentemente, discipline economico-aziendali. Stiamo parlando di una magistrale in economia aziendale. Quindi tutte quante hanno un grosso blocco, evidentemente, di formazione basata proprio su queste discipline, quindi su approfondimenti di materie economico-aziendali. Oltre a queste, però, tutti i curricula sono ovviamente polivalenti, diciamo così, nel senso che non possiamo pensare di formare una persona che vada a lavorare in un'azienda senza fornirgli anche una cassetta degli attrezzi che includa evidentemente informazioni di tipo giuridico, ok? Quindi è assolutamente importante avere questo tipo di conoscenza e, secondo anche il mio personale punto di vista, molto importante avere conoscenze matematico-statistiche. Perché? Perché sono comunque persone che opereranno con numeri, ok? Quindi è giusto anche sapere dare un bagaglio di conoscenza su cosa fare con questi numeri, su come analizzarli, su come poter estrapolare delle informazioni dai numeri e così via. Ora vado a elencare un pochino invece le differenze. Mi premi di dire anche che, come è stato già detto ripetutamente, in tutti i curricula, evidentemente tutti i corsi, tutti gli esami sono un mix tra quella che chiamiamo didattica erogativa, quindi quelle che sono le nostre video lezioni, e didattica interattiva.
con varie tipologie di debiti. Io non ho riportato nessun esempio, però so per certo, sono sicura che abbiamo veramente una grande varietà di debiti tra cui lo studente, insomma, si può divertire a partecipare partendo dalla banale analisi dei dati, veramente ovviamente parliamo di analisi abbastanza semplici, a quelli che sono poi i webinar e i forum di discussione, in cui secondo me, quella è la parte più bella, c'è l'interazione diretta con il docente. Perché evidentemente un'università telematica spesso manca questo rapporto, no? Diciamo questa assenza di dire vedo il docente tutti i giorni, ho la possibilità di incontrarlo. Quindi ogni volta che abbiamo un'occasione per poter incontrare i nostri studenti, io personalmente sono, e come immagino tutti quanti, siamo molto contenti. Quindi andiamo invece a vedere quali sono le differenze nei vari curriculum. Quindi il curriculum A, sostanzialmente, mi permetto di agganciarmi alla presentazione fatta dalla professoressa Gulluscio, è una magistrale, diciamo, è il voler continuare il percorso iniziato nel curriculum di economia aziendale A. Ok, quindi è una magistrale di economia aziendale. Come ce ne sono tantissime in tutta Italia, molto molto incentrata e specializzata appunto sull'approfondimento di quelle nozioni di base imparate insomma nel percorso triennale. Il curriculum B invece, Economia, Tecnologia e Innovazione, come dice insomma il titolo stesso, cosa fa? Prende diciamo delle materie complementari, quindi ripeto, il blocco è sempre lo stesso, matematico, statistico, giuridico, economico, ma si aggiustano al fine di dare un tipo di formazione diverse. Si propongono quindi degli esami a scelta diversi, si propongono quindi, diciamo, anche nel diritto sono più incentrati da una parte piuttosto che dall'altra. E questa evidentemente è rivolto a chi vuole, chi ha l'obiettivo di lavorare in quelle aziende che hanno un taglio particolarmente innovativo, che quindi sono interessati anche a comprendere gli aspetti tecnologici e poterli sfruttare proprio per far crescere l'azienda in cui andranno a lavorare. Il curriculum C è un curriculum interamente erogato in inglese, è evidentemente lo specchio di quello che è il nostro curriculum B, quindi tutto quello che ho detto per il B vale per il C, ma il vantaggio del fatto che sia erogato in inglese è duplice, perché da un lato per gli studenti, diciamo, vivono, risiedono in Italia, insomma, i nostri studenti italiani, ci dà la possibilità di metterci in gioco. Perché? Perché dobbiamo ascoltare le lezioni in inglese, quindi migliorare il nostro, può migliorare il nostro livello di inglese e soprattutto sostenere l'esame di inglese. E quello, secondo me, è il valore aggiunto. Infatti, ad oggi sappiamo che conoscere la lingua inglese è fondamentale, però spesso, non so, conosciamo la lingua inglese, un vocabolario di tipo generico. Ma è importante invece quando ci affacciamo sul mondo del lavoro avere una conoscenza dei termini specifici in inglese, ok? Quindi il nostro curriculum ci dà questo vantaggio a chiunque lo segua e sia italiano. Poi è anche, diciamo, il vantaggio che abbiamo nell'aver istituito il curriculum C è quello di poter attrarre, tra virgolette, degli studenti Erasmus, ok? Perché appunto, essendo interamente erogato in inglese, chiunque voglia venire a visitare la nostra università, perché sì, se è la domanda che vi state facendo, un'università telematica può partecipare al programma Erasmus? Sì, quindi noi mandiamo degli studenti in Erasmus, evidentemente riceviamo anche degli studenti in Erasmus e il nostro curriculum ci offre proprio la possibilità di dare loro gli strumenti per studiare nella nostra università. Gli ultimi due curricula di EDE sono di recente attivazione, sono stati attivati diciamo a partire dallo scorso novembre. E qual è stato l'obiettivo di queste nuove attivazioni? Ci siamo guardati un po' intorno, evidentemente stiamo vedendo dove va il mondo e dobbiamo fornire, ripeto, una cassetta degli attrezzi che vada incontro alle esigenze di un mercato del lavoro che cambia continuamente, che si evolve continuamente. Quindi se ci guardiamo intorno, dove stiamo andando oggi? Il mondo della finanza e della banca sicuramente è diventato veramente il pane quotidiano, così come anche nell'era del PNRR, della sostenibilità, che si sente veramente pronunciare anche in forma un po' appunto abusata.
ormai si parla di sostenibilità in tutto e per tutto, quindi abbiamo pensato di dover fornire un tipo di formazione che sia specifico e che vada verso queste direzioni. Quindi il curriculum D su economia, finanza e banca tra le materie complementari permette di approfondire tutto quello che riguarda il mondo della finanza, di poter capire quei termini che ogni giorno sentiamo come startup, fintech e così via, che cosa significano, per cosa ci servono e come li possiamo utilizzare. Mentre invece l'economia e il curriculum di economia e sostenibilità, appunto, fa proprio riferimento alla formazione di quelle persone che vogliono poi andare a lavorare in aziende, e ormai tutte sono chiamate proprio ad avere un occhio alla sostenibilità, quindi alla rimodernizzazione dei processi produttivi, ma proprio a un cambio di base, ok? Proprio per poter produrre pensando anche al futuro e non solo ai profitti presenti. Quindi questi sono i nostri cinque curricula. Qui ho riportato anch'io alcuni dati sulle immatricolazioni e mi sento appunto di dire che anche nel nostro caso, se guardiamo all'anno 2018-19 e all'anno 2020-21 che non si è ancora chiuso, abbiamo quasi un raddoppio delle iscrizioni, dove è cresciuta abbastanza la quota di persone che si iscrivono al curriculum A. Per quanto riguarda il curriculum B e C, sostanzialmente sono rimasti più o meno stabili, nel senso che c'è stato un aumento ma non è stato esponenziale, mentre quello che ha attirato l'attenzione, nonostante sia appunto di nuova attivazione, sono stati i curriculum D ed E, i curricula D ed E. E voglio dire riguardo una cosa che evidentemente è molto importante, il curriculum E è uno dei pochi, diciamo, di economia e sostenibilità che sono presenti proprio sul territorio nazionale. È difficile trovare una laurea magistrale che sia completamente focalizzata su queste tematiche. Spesso si trovano delle magistrali che hanno degli insegnamenti, diciamo, complementari, ok? Invece questa è proprio focalizzata. La seconda cosa che voglio, che mi sento di condividere, che hanno detto anche i miei colleghi precedentemente, è questo cambio del tipo dello studente tipo che stiamo osservando. Se osserviamo i dati di CLEMI, quindi della nostra laurea magistrale, quello che vediamo è che inizialmente, e faccio particolare riferimento agli studenti iscritti al curriculum A, sono prevalentemente studenti lavoratori. Ma nel corso del tempo, quello che si vede, noi ci interfacciamo sempre di più con una percentuale sempre più grande di persone che sono studenti, punto, studenti, ok? Quindi coloro che hanno finito un percorso di studi triennali, perché noi appunto siamo una magistrale, e decidono di andare avanti. Ma non perché stanno lavorando, scelgono una telematica, perché la vogliono scegliere. Come ha detto la professoressa Colluccio, probabilmente una delle ragioni è che forse vogliono trovare lavoro nel frattempo, forse è troppo lontano e così. Però noi siamo contenti di accogliere questo tipo di studenti. Perché? Perché ci permettono, io per esempio quando faccio esami personalmente sono molto contenta di raccogliere le esperienze di tutti, quindi quando mi interfaccio con uno studente lavoratore spesso ci mettiamo lì a parlare e quindi ad integrare quello che io racconto magari che è la parte teorica con quello che loro fanno che è la parte più pratica, ok? E avere dall'altro lato degli studenti puri, diciamo così, è altrettanto entusiasmante perché si vede appunto l'interesse, il coinvolgimento, tutto il tempo speso proprio per preparare il loro futuro, no? Quindi per poter studiare e andare avanti. Ci tengo a ribadire anche un altro concetto importante, che i nostri studenti sono sempre seguiti dai vari tutor, e la cosa che io ritengo che sia di assoluta importanza, che appunto non solo sono seguiti durante tutto quanto il percorso, ma come ha detto la professoressa Colluccio, quando c'è uno stop, quindi quando osserviamo che c'è un calo della produttività degli studenti o che magari hanno iniziato, fatto un esame e si sono fermati, c'è un contatto diretto con loro. E questo credo che sia un grande vantaggio da entrambi i lati, dal lato dello studente, perché appunto
può essere in grado di spiegare le proprie motivazioni per cui tutto questo è successo, dal lato nostro capire se, diciamo, questo problema è magari dovuto al carico didattico che lo studente non si aspettava o semplicemente se è un suo problema, diciamo, a livello personale. Quindi anche questo è evidentemente condiviso da tutti quanti i corsi di laurea, ma ci tenevo a sottolinearlo di nuovo. Come ha detto il professor Conti, noi abbiamo, diciamo, rilevato dei dati, questa è l'ultima rilevazione dell'anno appunto 2020-2021, in cui i laureandi si ritengono pienamente, il 97%, più del 97% dei laureandi si ritiene pienamente soddisfatto del corso di studi. Questo evidentemente ci fa molto contenti, è una conferma perché, se attivando, diciamo, questi due nuovi curricula, siamo riusciti comunque a ricevere un numero di iscrizioni significativo, perché sembrano numeri piccoli, ma vi posso assicurare che per una magistrale di recente attivazione è un numero veramente importante. Vuol dire che abbiamo centrato l'obiettivo, vuol dire che effettivamente questi temi sono di grande interesse e che il mercato del lavoro sta cercando quelle figure. Ok? Il fatto che poi gli studenti si ritengano pienamente soddisfatti ci fa contenti anche come docenti, perché vuol dire che abbiamo fatto bene anche il nostro lavoro di insegnanti. Il 92% degli studenti si iscriverebbe esattamente allo stesso corso di studio. Quindi, di nuovo, siamo molto contenti di poter fornire un servizio che sia buono, di buona qualità, perché sì, siamo un'università telematica, ma questo non significa avere una cattiva qualità degli insegnamenti o avere dei docenti di cattiva qualità, anzi. La professoressa Castellano nella sua introduzione ci ha chiesto anche di parlare un po' di quelli che sono gli sbocchi professionali, no? Delle nostre lauree, dei nostri corsi di laurea. È molto difficile, nel senso che sono molto variegati, sono veramente tante le possibilità che si offrono a uno studente laureato in una magistrale in economia aziendale. Sicuramente il fatto di avere appunto una cassetta degli attrezzi completa, composta quindi da conoscenze economico-aziendali, da conoscenze matematiche e statistiche e da conoscenze giuridiche, permette appunto a queste persone di spaziare, ok? Quindi di andare a ricoprire per esempio ruoli manageriali all'interno di aziende private, ma anche di aziende pubbliche, perché nessuno nega evidentemente l'accesso alle aziende pubbliche ai nostri laureati. E la cosa di interesse è che la maggior parte dei degli studenti evidentemente sono studenti lavoratori e il 50% dei nostri laureati continua nello stesso impiego. Mentre il risultato interessante, che secondo me è importante sottolineare, è che di quel restante 50% che o non lavorava o ha cambiato impiego, il 30% lo ha fatto trovando una posizione coerente con quello che ha studiato. Quindi è evidentemente un ottimo risultato, considerate che in questa percentuale, diciamo, nel 20% restante restano poi anche le persone che continuano il percorso di studi con altri corsi di formazione e così via. O di coloro che appunto non hanno cambiato lavoro, che hanno cambiato lavoro ma in un settore non proprio. Ci tengo a sottolineare un'ultima cosa prima di chiudere la mia presentazione, che l'era Covid, diciamo, è stata una sfida anche per noi. Prima, evidentemente c'era una chiara distinzione tra quella che erano le università telematiche che fornivano appunto un certo tipo di servizio e le università, chiamiamole così, tradizionali, dove c'è un'interazione diretta con il docente, dove c'è un'interazione diretta con gli altri colleghi e così via. Con l'era Covid è cambiato tutto, nel senso che anche le università tradizionali si sono trovate da un giorno all'altro e senza nessunissima preparazione a sostanzialmente passare a una didattica online. Ok? Il nostro vantaggio qual è? Perché noi siamo tutti contenti che le nostre iscrizioni stiano continuando a crescere? Perché evidentemente abbiamo un consolidato modello di e-learning. Ok? Che non significa accendere un computer e proiettare delle slide e parlare. No, significa aver dietro sostanzialmente un modello consolidato.
perché è molto difficile fare didattica, diciamo così, in e-learning. E noi siamo contenti di vedere che teniamo botta, mi sento di usare questa espressione, nel senso che continuiamo ad essere scelti dagli studenti e speriamo che sia così anche nel futuro. E con questo ho concluso. Grazie, grazie alla professoressa Colasante. Ci avviamo alle conclusioni con l'ultimo intervento e poi le conclusioni finali a cura del professor Morcellini. Allora, corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza, il professor Napoletano. Buongiorno. Allora, anche io voglio formulare i miei più ampi ringraziamenti sia per l'occasione che oggi mi è data di illustrarvi le caratteristiche peculiari ed essenziali del corso di laurea magistrale al ciclo unico in giurisprudenza, sia per aver fatto sì che questa occasione possa essere utile e d'ausilio agli studenti che ci stanno seguendo nella loro scelta. Ho preparato una breve presentazione del corso per poter fa facilitare anche il racconto che vi voglio fare questa mattina e che mi accingo a condividere con voi. Si dovrebbe vedere. Allora, bene. Ok. Ok, allora, il corso di laurea magistrale in giurisprudenza, diciamo, è uno dei corsi di laurea classici che sono offerti dalle università italiane. La differenza e il punto di forza del corso di laurea magistrale al ciclo unico in giurisprudenza di Unità Irma Sapienza è, può sembrare una banalità, ma è il fatto di poter essere erogato in e-learning, cioè attraverso strumenti e metodologie di didattica a distanza. Su questo tornerò più avanti, senza però ripetere, anzi facendo tesoro di tutto ciò che è stato già illustrato nelle presentazioni dei colleghi che mi hanno preceduto e nella presentazione del modello didattico in e-learning che all'inizio di questa sessione è stata fatta dalla professoressa Sansone. Il corso di laurea magistrale in giurisprudenza ovviamente si colloca nell'ambito dell'area giuridica e ci tenevo subito a illustrarvi dove possono essere trovate tutte le informazioni che riguardano il corso di laurea. Il sito web dell'università, secondo diciamo, un'identità visiva semplice e funzionale agli scopi che si prefigge, cioè quello di esporre e illustrare e garantire l'accesso agli studenti a tutti quegli strumenti che possano indirizzare la scelta, fornisce appunto le informazioni essenziali, dal piano degli studi a un video di presentazione del corso di studi, alla possibilità di accedere immediatamente con un clic alla possibilità di iscriversi al corso di laurea. Il download del piano di studi consente una immediata conoscenza da parte degli studenti interessati di quelli che sono gli insegnamenti e come essi si articolano nei vari percorsi formativi che abbiamo pensato per poter rendere il corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza un'esperienza che riesca a coniugare la tradizione degli studi giuridici, una tradizione molto importante in Italia, con il mondo attuale e soprattutto con la possibilità di offrire agli studenti prospettive di inserimento nel mondo del lavoro, strizzando l'occhio a quelle che sono le nuove e le future carriere professionali che si stanno attivando anche in questi anni. Il corso di laurea quindi si pone all'avanguardia negli studi giuridici, presenta un itinerario formativo che affianca, come vi dicevo, ai fondamenti del diritto e gli insegnamenti più richiesti dal mondo delle professioni, mira a formare in ogni caso giuristi di altro profilo che sono dotati di quelle competenze e conoscenze necessarie per operare nel mondo del lavoro. Il corso è articolato in 5 anni, essendo un ciclo unico, una laurea magistrale a ciclo unico, e
ed è pensato per poter fornire agli studenti anche quelle competenze e conoscenze per accedere a nuove figure professionali nell'ambito di aziende, di banche, di amministrazioni pubbliche, altri enti pubblici e privati, organizzazioni e istituzioni internazionali, oltre che nazionali ed europee, nonché poter acquisire un bagaglio culturale affinché si possa essere impiegati nell'ambito della sicurezza, sia pubblica e privata. Tutto questo è possibile attraverso la grazie alla facoltà che abbiamo fornito allo studente di personalizzare il proprio piano degli studi. Personalizzare il piano degli studi significa sia scegliere all'interno di un percorso che sia dedicato a questa o quell'altra materia, e all'interno dello stesso percorso scelto ulteriormente specializzare e definire il proprio percorso di apprendimento attraverso gli insegnamenti a scelta. Ogni studente infatti ha la possibilità di scegliere tra 6 percorsi di studio nell'ambito del corso di laurea, quindi concludere la sua carriera universitaria con una laurea in giurisprudenza, ma anche una laurea specializzata in determinati settori che di qui a poco vi illustrerò, ma anche la possibilità di definire ulteriormente il suo percorso formativo in funzione di quelli che sono i propri interessi, le proprie scelte e soprattutto le proprie prospettive professionali. Alcuni numeri del corso di studi in giurisprudenza. Abbiamo, come vi dicevo, attivi 6 percorsi formativi. All'interno del corso di laurea in giurisprudenza ci sono 100 insegnamenti attivi, tra cui gli studenti possono orientare le loro scelte appunto al fine di definire il proprio percorso formativo fino alla laurea. Sono impiegati 46 docenti. E di questi 46 docenti è sempre stato un fiore all'occhiello di questo corso di laurea il fatto che il 100% delle attività di base caratterizzanti di ciascun percorso e quindi dell'offerta formativa nel suo complesso del corso di laurea è coperto da docenti strutturati. Cioè questo per parlare, diciamo, nella speranza di poter meglio rendere l'idea a un pubblico di non esperti, significa che sono docenti che sono incardinati nell'università e che fanno quello per mestiere. Ed è un indice di valutazione molto positivo che il corso di laurea conserva da 4 anni a questa parte e che Uniterma Sapienza ha tutta l'intenzione di continuare a mantenere, perché avere docenti professionisti, cioè professori e ricercatori universitari che si occupano di ricerca scientifica e fanno attività didattica per mestiere sulle attività di base e caratterizzanti del corso di laurea è molto importante, ma soprattutto segna quel elemento in più, quel delta in più che in altre circostanze o realtà telematiche, questo non lo dico io ma lo dicono i dati dell'ANVUR, non si ritrovano. In aggiunta, nel corso di laurea lavorano 19 docenti di supporto alla didattica, cioè sono docenti che collaborano con i titolari o gli affidatari degli insegnamenti e collaborano affinché possano essere poste in essere tutte quelle attività di supporto alla didattica in funzione e nell'esclusivo interesse di facilitare l'apprendimento da parte degli studenti. Nel corso di laurea sono impiegati un tutor di corso di studi che è colui che in sostanza mantiene i primi rapporti con gli studenti e li guida nel percorso formativo, un tutor tecnico di supporto agli studenti per tutte quelle che sono le eventuali difficoltà con l'approccio a nuove metodologie didattiche per la loro totalità di carattere telematico e che quindi fornisce supporto per qualsiasi problema si possa avere sia in ordine alla fruibilità dei contenuti didattici degli insegnamenti sia in ordine all'utilizzo degli strumenti di comunicazione diretta con docenti, tutor e docenti di supporto. 13 tutor disciplinari sono giovani figure professionali
che per le caratteristiche di un corso di laurea magistrale in giurisprudenza sono stati scelti tra coloro che almeno possiedono un titolo di master di secondo livello o un titolo di dottore di ricerca, quindi studi avanzati post-universitari, post-lauream particolarmente impegnativi, e sono scelti in tutti gli ambiti, in tutte le aree scientifiche e disciplinari che copre il corso di laurea, dall'area giuridica all'area economica all'area delle scienze sociali, per fare delle puntatine anche nei settori della pedagogia, dell'informatica e della psicologia, proprio al fine di garantire quella flessibilità, multidisciplinarietà del corso di laurea nel suo complesso, a cui prima facevo riferimento, e che proprio è l'elemento cardine e basilare affinché poi il percorso possa essere modellato sugli interessi e sulle prospettive degli studenti. Infine c'è un'area di supporto alla didattica con un manager didattico dedicato, che in sostanza supervisiona dall'alto e dall'esterno che tutto funzioni correttamente, e una comunità di studenti attivi, al di là di quelli che si sono succeduti e che hanno conseguito il titolo nell'anno, di circa 600 studenti. Un numero in notevole miglioramento che nel corso degli ultimi 3 anni si è quasi raddoppiato, e come dato significativo è importante segnalare che nel corso degli ultimi 10 mesi di quest'anno accademico, cioè nel periodo di novembre 2020 agosto 2021, il numero degli immatricolati al corso di laurea magistrale in giurisprudenza è ulteriormente cresciuto rispetto all'andamento positivo degli anni precedenti di ulteriori 70 unità, con un'unità complessiva media degli studenti che si va notevolmente abbassando. Questo è stato già detto, contribuisce moltissimo al fine del miglioramento e dell'approccio didattico sia di noi docenti, sia dell'organizzazione della didattica nel suo complesso, sia studenti più giovani garantiscono una motivazione e un impulso in più al continuo miglioramento non solo delle modalità pedagogiche che noi ci utilizziamo e degli obiettivi che formativi che ci prefiggiamo, ma anche nel rapporto e nello sviluppo delle tecnologie impiegate in un'università totalmente telematica. A tal proposito, le opinioni degli studenti, è stato già accennato, per noi sono molto importanti. Presiedo il corso di laurea in giurisprudenza, io sono al secondo mandato da ormai 4 anni, e devo dire che tutto ciò che ha consentito uno sviluppo e ha consentito la crescita dei numeri e il miglioramento della nostra capacità di fare didattica in e-learning si è basata essenzialmente sulle opinioni degli studenti e sulle richieste che gli studenti, tramite i loro rappresentanti, che siedono numerosi nel consiglio del corso di studi, ci fanno pervenire, e che sono state capaci di incidere un po' su tutti gli aspetti centrali del funzionamento del corso di laurea, a partire dall'evoluzione del modello e-learning che precedentemente ci è stato illustrato dalla professoressa Sansone, e che effettivamente è veramente frutto di una intermediazione, di un lavoro collaborativo e cooperativo degli studenti che qualche anno fa frequentavano la nostra università e che si sono messi lì a fornire indicazioni su come la didattica, a loro avviso, potesse essere più efficace, potesse essere più facilmente accessibile, potesse essere più immediatamente utile anche ai loro fini professionali. E da quella interazione è nato appunto quel modello, nel rispetto ovviamente di quelli che sono gli standard di assicurazione della qualità dettati e dal Ministero dell'Università e dall'ANVUR, che è l'agenzia nazionale che insomma supervisiona a livello universitario un po' tutto il sistema. Vi dicevo dei 6 percorsi in cui si articola l'offerta formativa del corso di laurea magistrale in giurisprudenza: diritto della società dell'informazione, il percorso B diritto mercati impresa, percorso C diritto territori, comunità e welfare, percorso D diritto organizzazioni e relazioni internazionali, percorso E diritto istituzioni, percorso F diritto e security. Anche qui
va illustrato e forse secondo me anche enfatizzato in maniera positiva il ruolo propulsivo che gli studenti di Unitelma Sapienza hanno avuto ad esempio nell'istituzione del percorso F di diritto e security, un percorso che fino a qualche anno fa non era previsto, ma che l'università ha voluto istituire proprio a seguito di una richiesta degli studenti della triennale in scienze dell'amministrazione, i quali hanno chiesto la possibilità che all'interno di Unitelma Sapienza venisse previsto un percorso che potesse farli passare dal titolo di laurea al titolo di laurea magistrale, dando quindi compimento e chiusura al loro percorso di formazione universitario. Questo è altro indice e altro elemento che illustra l'attenzione che Unitelma Sapienza pone verso gli studenti, perché nel nostro sistema tutto il nostro sistema di learning e non solo è basato sul principio della centralità dello studente, che è il principio che fonda la metodologia e la didattica a distanza. Il percorso, sarò breve, non vi illustrerò nel dettaglio, però giusto per darvi qualche elemento caratteristico dei vari percorsi, il percorso a diritto della società dell'informazione mira a fornire agli studenti gli strumenti conoscitivi e metodologici volti alla formazione di giuristi specializzati nelle problematiche della cosiddetta società post-industriale e quindi si sofferma su quelli che sono i cambiamenti e le trasformazioni delle discipline giuridiche che si sono verificati in virtù dell'avvento della società dell'informatica e delle comunicazioni, quindi sia dal punto di vista di profili pubblicistici, quindi amministrazione digitale, processo telematico, diritto penale dell'informatica, ai profili privatistici, diritto d'autore in rete, licenze Creative Commons, privacy, mercati telematici, fino a quello delle nuove frontiere giuridiche che si occupano dei big data, degli open data, delle metodologie tecniche informatiche, della normazione, della legimatica, delle comunicazioni elettroniche, di internet e così via. Il percorso B invece è dedicato al diritto mercati e impresa, è un settore innovativo, si coniugano prevalentemente in questo settore gli studi relativi alle discipline giuridiche e quelle di carattere economico, senza tralasciare tutte l'importanza delle conoscenze che arrivano dalle discipline delle aree sociali, delle scienze sociali in questa materia. L'obiettivo è quello di fornire agli studenti strumenti conoscitivi e metodologici volti alla formazione di giuristi esperti delle interazioni tra fenomeni giuridici e fenomeni economici. Il percorso mira a far comprendere, in una prospettiva essenzialmente giuridico economica integrata, il ruolo delle istituzioni finanziarie e regolatorie, il funzionamento e le tecniche di regolamentazione dei mercati, il ruolo del settore pubblico nell'economia, i sistemi di gestione e controlli interni alle imprese. È un settore, è un percorso caratterizzato da una forte interdisciplinarietà tra le varie aree scientifico-disciplinari che articolano la formazione, in cui la formazione si articola, per meglio dire, ed è uno dei percorsi, insieme a quello legato al diritto e alle organizzazioni, alle relazioni internazionali, al diritto a security, che ad oggi sta riscontrando il maggiore interesse da parte dei nuovi iscritti. Percorso C, diritto territori, comunità e welfare, mira alla formazione di giuristi specializzati nella programmazione e gestione delle realtà giuridico-territoriali in un'ottica generale sia di decentramento, di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza degli interventi pubblicistici. Il percorso tende a far comprendere o almeno a fornire quelle nozioni sia teoriche che pratiche che possano aiutare e garantire anzi allo studente e quindi al futuro laureato di comprendere il ruolo delle istituzioni sia centrali e periferiche nelle diverse problematiche legate alle realtà locali e affrontare quindi le nuove sfide che si pongono soprattutto a livello locale, che sono conseguenza anche dell'integrazione multiculturale, multietnica, multireligiosa, connesse anche con la trasformazione dei sistemi di welfare. Il percorso in diritto, organizzazione e relazioni internazionali, come vi ho detto, uno dei percorsi che hanno più appeal all'interno del corso di laurea
in giurisprudenza, mira a far conoscere e comprendere allo studente la nuova configurazione dell'ordinamento statale, che non è più basato sulla centralità delle competenze normative solo interne, solo nazionali, ma anche di quelle normative, amministrative e giurisdizionali e giudiziarie svolte da organismi internazionali. Approfondisce i temi delle relazioni internazionali, del commercio internazionale, della responsabilità sociale d'impresa, degli interventi in materia di crisi di natura economica e finanziaria da parte delle istituzioni finanziarie internazionali, anche delle crisi che si verificano ad esempio a livello ambientale anche di origine antropica, non solo di origine naturale, i temi dell'economia politica e monetaria internazionale, i processi di internazionalizzazione delle imprese, di delocalizzazione della produzione industriale, della giustizia penale internazionale, della tutela internazionale dei diritti umani e in senso ampio del sistema di tutela della pace e della sicurezza internazionale che è offerto a livello internazionale dalle organizzazioni, in primo luogo le Nazioni Unite, che di tale materia si occupano. Il diritto, il percorso è che quello di diritto istituzioni è il percorso classico, abbiamo anche voluto, come vi dicevo sempre, cercare di conservare il giusto bilanciamento tra tradizione e innovazione e il percorso che è volto a creare giuristi di alto profilo e il percorso che soprattutto si concentra sullo studio della teoria giuridica e della dottrina delle scienze giuridiche e ha come obiettivo anche sul piano metodologico quello di sviluppare nel discente l'attitudine al ragionamento giuridico, la capacità di distinguere e poi coordinare tra loro questioni teoriche, le questioni pratiche e le metodologie per la ricerca scientifica, dando quindi come sbocchi professionali i più classici di notaio, magistrato, avvocato o esperti legali in aziende pubbliche e private. Infine, come vi dicevo, l'ultimo, che è nato un paio di anni fa, il percorso diritto e security, mira a formare giuristi specializzati nella scienza della sicurezza, attraverso anche in questo caso un approccio fortemente interdisciplinare, perché è necessario, il percorso mira a approfondire il quadro normativo che disciplina proprio la materia della sicurezza, quindi sia dal punto di vista delle procedure di prevenzione e protezione, sia delle procedure di gestione dei rischi. Il percorso quindi mira a formare un esperto di security management, quindi affrontando i temi della cyber security, della sicurezza sul lavoro, della sicurezza patrimoniale, sia un esperto di pubblica sicurezza impegnato sia nella gestione dell'ordine pubblico che dell'incolumità delle persone. Come vi ho detto, l'approccio didattico e la didattica in e-learning è basata sulla centralità dello studente, non solo per quanto riguarda la genesi dei percorsi formativi, ma anche per quanto riguarda l'erogazione quotidiana delle attività didattiche. Il corso di laurea offre un contesto di apprendimento stimolante con ampio ricorso a strumenti didattici interattivi e anche collaborativi, volti a soprattutto a supportare e, se possibile, alimentare la motivazione dello studente lungo tutto il percorso didattico. Alle video lezioni e ai materiali di apprendimento che rappresentano gli elementi classici della didattica erogativa che si sviluppa soprattutto in modalità asincrona e quindi allo studio individuale si affiancano le activity che sono quella parte di didattica interattiva svolta in modalità sincrona e che rappresentano anche gli elementi centrali per la garanzia di un apprendimento cooperativo e in situazione, che rappresentano anche la parte più stimolante, se vogliamo, dell'attività didattica in cui docenti, tutor e docenti di supporto alla didattica sono quotidianamente impegnati proprio per mantenere vivo su base quotidiana il rapporto con lo studente. Studente che è uno studente ovviamente a distanza, ma che attraverso l'interazione, lo sviluppo delle tecnologie di telecomunicazione informatiche che supportano l'e-learning, viene in un certo senso riavvicinato all'università attraverso un contatto diretto con docenti e tutor che difficilmente un'università tradizionale, ma non per mancanza di volontà, ma proprio per mancanza di strutture, per una diversa caratteristica dell'organizzazione didattica, riescono a garantire.
Oltre a questo, e oltre al ruolo dei tutor di cui si è già parlato, anche grazie al fatto che insomma sono diversi anni che mi occupo di coordinare questo corso di studio, ho sviluppato insieme ai tutor e ho portato diciamo a sistema tutta una serie di programmi di supporto agli studenti, cioè un supporto per gli studenti iscritti, inclusi coloro che si immatricolano per la prima volta al corso di studi in giurisprudenza, volti ad individuare quegli insegnamenti su cui gli studenti stanno concentrando gli studi al fine di orientarli, supportarli e cercare di dare loro una mano ad organizzare razionalmente gli esami in un arco temporale medio di 3 o 4 mesi, tenendo conto dei tempi e delle esigenze di carattere personale. Quindi diciamo che questa è un'attività che viene svolta prevalentemente dal tutor del corso di studio e che serve come indirizzo e orientamento non solo iniziale ma costante durante tutto l'arco di permanenza all'interno del nostro corso di studi. Attività di supporto allo studio sono azioni dirette che mirano proprio a fornire supporto alle criticità che vengono rilevate e analizzate non solo da noi, quindi non solo dai docenti o dai tutor, ma vengono analizzate e rilevate attraverso un contatto diretto con gli studenti, sia con webinar a cadenza mensile dedicati, oppure attraverso contatti telefonici diretti tra il tutor e lo studente nei casi in cui vi sia bisogno di approfondire e andare ad individuare più specificamente che tipo di azione di supporto allo studio deve essere fornita. Un programma di supporto che è destinato agli esami, in questo caso anche l'approccio è quello one to one, contattare gli studenti che noi riusciamo ad individuare essere in una fase diciamo critica, perché magari c'è stato un rallentamento negli esami, oppure studenti che sostengono una media di esami annuale inferiore a quella che è la media degli altri, e quindi in questo caso c'è un contatto diretto al fine di fornire assistenza e supporto relativamente al percorso di studi e a fornire anche grazie all'aiuto del tutor disciplinare, cioè il tutor che è esperto, no, vi dicevo prima, delle materie, delle aree disciplinari in cui si articola l'offerta formativa, fornire assistenza agli studenti al fine di anche di evitare o scoraggiare fenomeni di dropout. E infine un tipo di supporto specificamente dedicato al conseguimento del titolo di laurea. Non è sufficiente fare gli esami, ma il titolo di laurea va conseguito con la presentazione delle tesi. Molti sono gli studenti che in questa battuta finale, un po' per stanchezza, un po' per altre ragioni, subiscono una fase di rallentamento, anche di blocco, e quindi in questo caso il tutor del corso di studi, insieme al tutor disciplinare della materia in cui lo studente sta elaborando la propria tesi di laurea, intervengono con o webinar di carattere generale, quindi incontri seminariali via web, oppure intervengono direttamente contattando lo studente cercando di individuare quali sono le ragioni e quali sono le cause quindi di questo eventuale rallentamento e soprattutto quali sono le possibili vie di uscita affinché lo studente possa giungere quanto più rapidamente possibile alla conclusione del suo percorso di studi. Come vedete, sono tutti programmi, lo accennavo prima, che danno conferma di questo approccio basato sul principio della centralità dello studente, senza mai però pensare che la qualità della didattica, anche per le ragioni, no, che vi illustravo, e dei dati che vi illustravo, cioè che le attività didattiche sono impartite da professori universitari che fanno questa attività per mestiere e da docenti universitari, la qualità della didattica non viene mai messa in secondo piano. Durante il corso di studi è garantita agli studenti la possibilità di completare la propria formazione con altre attività che sono utili all'inserimento nel mondo del lavoro, e in particolare i tirocini curriculari che vengono svolti presso enti, imprese e professionisti attraverso convenzioni che l'università ha concluso, oppure garantendo allo studente la possibilità di svolgere un periodo di mobilità all'estero, essendo quello un momento formativo importante sia per sostenere esami in un paese, in una lingua e in un sistema universitario diverso, sia per sviluppare per lo studente nuove relazioni con colleghi di altri paesi, sia per accrescere il proprio bagaglio culturale sia di esperienza che linguistico. Sulla mobilità di studio
che è fortemente in crescita anche questa in Unità Elma Sapienza. Siamo partiti da numeri risicati, fino a qualche anno fa gli studenti in mobilità erano uno o due l'anno, adesso siamo arrivati a numeri molto più consistenti. Abbiamo la fortuna di avere studenti di Unità Elma Sapienza che nel corso del 2001 sono stati indirizzati di 20 studenti di Unità Elma Sapienza, una ventina di studenti di Unità Elma Sapienza che sono indirizzati nelle diverse università europee, con questo far conoscere il nome dell'università. Puntiamo molto sulla mobilità Erasmus, il sito internet, faccio una carrellata veloce, fornisce tutte le informazioni per poter approfittare di questo tipo di mobilità, che in un corso di laurea magistrale a ciclo unico può durare fino a 24 mesi dei 5 anni previsti, quindi è una cosa importante, è supportata da un contributo e da una borsa di studio europea ed è supportata da un contributo pari alla borsa europea che viene erogato direttamente da Unità Elma Sapienza. Questa ulteriore testimonianza della centralità dello studente, dell'importanza nello sviluppo anche delle tecniche o delle possibilità di apprendimento su un piano di relazioni internazionali. Sul sito ci sono tantissime informazioni su come accedere a questo tipo di mobilità, inclusi i racconti degli studenti che sono rientrati, che parlano della loro esperienza, e gli appuntamenti che con cadenza semestrale la Commissione Erasmus e Mobilità Internazionale organizza per gli studenti per poterli aiutare nella scelta e nella definizione del loro percorso di mobilità, che in questi ultimi tempi si è svolto anche in alcuni casi in maniera blended, cioè sia in presenza che virtuale o in maniera totalmente virtuale. Di questo, su questo non mi soffermo oltre, essendoci prevedendo la possibilità di partecipare a spazi informativi e di orientamento specificamente dedicati alla mobilità internazionale, ma non volevo tralasciarla in questa presentazione perché è veramente un percorso di mobilità internazionale è interessante e altamente formativo sia per lo studente sia anche, diciamo, ha un ritorno fortemente, un impatto fortemente positivo sullo sviluppo e sulla crescita e sul miglioramento del nostro Ateneo nel suo complesso, per il bagaglio di esperienze che da questo programma Erasmus ricadono sull'università. Infine, vi ho già detto, i laureati del corso di laurea vanno dalle tradizionali professioni di magistrati, avvocati e notai, esperti legali in enti pubblici e di impresa, fino a ricoprire tutte quelle attività che richiedono una conoscenza e competenze specifiche nelle aree giuridiche e non solo, perché abbiamo visto che percorsi interdisciplinari nell'ambito del corso di studi in giurisprudenza vi sono e che possono quindi sfociare in vecchie e nuove professioni e che riguardino attività nell'ambito sociale, economico, politico, istituzioni politiche e amministrazioni pubbliche, imprese private, sindacati, organizzazioni internazionali ed europee. E in questo la capacità di analisi, di valutazione, di decisione che il giurista, diciamo ormai formato, dopo il conseguimento del titolo d'Italia, assume con il percorso di studi che ha sviluppato in Unità Elma Sapienza, si dimostrano e si rilevano anche sulla base delle opinioni, abbiamo parlato delle opinioni degli studenti attivi, no? Ma anche sulla base delle opinioni dei laureati che raccogliamo sistematicamente ogni anno, si dimostrano quindi, sono capacità che si dimostrano particolarmente significative e decisive anche al di là e al di fuori delle conoscenze specifiche e settoriali a cui si pensa possa ancora condurre una laurea di giurisprudenza. Ecco, questo muro lo abbiamo superato con l'articolazione del corso di laurea in 6 percorsi e con questo approccio che è basato sia sull'innovazione della didattica e delle tecnologie, sia sulla centralità dello studente, tenendo in conto quotidianamente le proposte e le opinioni che studenti e laureati del nostro Ateneo ci segnalano, e sono veramente tanti. Grazie per la vostra attenzione e qui vi saluto, almeno per oggi, nella speranza o nella prospettiva che alcuni o molti di voi interessati al corso di laurea possano direttamente rivolgermi
domande o chiedere di incontrarmi, come di solito faccio, in incontri con cadenza mensile tramite contatti diretti con il tutor del corso di studi. Buona giornata. Grazie, grazie quindi a tutti coloro i quali hanno partecipato, i presidenti di corsi di laurea di Unitelma Sapienza. Siamo arrivati al termine di questi due giorni. Troverete tutti questi interventi in un'apposita pagina dedicata sul sito istituzionale dell'Ateneo. Lascio quindi concludere direttamente al professor Mario Morcellini la due giorni. Grazie a tutti. Professore, non la sentiamo. Ci sono problemi di audio. Vediamo. Ah, mi avete tolto l'audio voi, non pensavo venisse riabilitato da voi. Allora, cercherò di essere veloce perché non vi nascondo che la stanchezza cumulativa della giornata di ieri e di oggi si fa sentire e me ne dispiace perché avreste diritto a una conclusione analitica. Invece io mi permetterò di darvi pochissimi messaggi, il primo dei quali è l'incredibile soddisfazione per aver potuto partecipare a una sventolata, una sventagliata, quasi un album di innovazione, di disponibilità all'orientamento, al ripensamento della didattica che, essendo abbastanza esperto di letteratura sull'università, soprattutto sulla didattica, mi sembra un thesaurus innovativo. Non vi meravigliate se io uso questi termini, perché nessuno di noi pensava qualcosa di diverso, ma una cosa è sentirla o vederla dal sito e una cosa è vederla messa in scena da docenti in un incontro di orientamento. Quindi spero che gli studenti abbiano colto quanto di profondamente innovativo c'è nelle università digitali. Sarò veloce su questo, ma mi ha colpito, quindi senza fare complimenti, perché stiamo parlando tra adulti e non è giusto fare riconoscimenti di qualità tra docenti, mi ha colpito però la completezza degli indicatori e degli items che emerge mettendo insieme a volte addirittura singoli interventi, ma ovviamente tanto più questo succede quando discorsi che ovviamente sono solo in parte preparati e quindi si compensano soltanto quando vedremo la ricapitolazione, fa emergere che questa università telematica riflette compiutamente non solo sulle sue possibilità, che sono ben, soprattutto dopo il Covid, sono davvero un aumento di responsabilità sociale, ma questo è stato già detto da molti, ma sono anche interessanti quando messe in sequenza, nel senso che non c'è bisogno di dire a tutti voi che la didattica, la routine, la quotidianità tendono ovviamente a non farci vedere le condizioni di contesto, mentre oggi è apparso chiaro che la leva di docenti di Unitelma è pienamente consapevole delle matrici sistemiche e degli elementi di correlazione di attraversamenti pedonali, stavolta sono attraversamenti cognitivi che noi chiediamo a noi stessi perché vogliamo che gli studenti seguano questa via. Questo significa ovviamente che evidentemente la riflessione sul modello pedagogico, come stamattina in prima mattinata è apparso chiaramente, assolutamente aggiornata. Io ho avuto la fortuna di partecipare alla 3 giorni dell'orientamento pochi mesi fa l'incarico del vecchio ministro e vi garantisco che quello che ho sentito stamattina è assolutamente competitivo con il meglio che ho sentito qualche mese fa a livello nazionale. Dove ovviamente c'era un problema, nessun problema ovviamente dal punto di vista dell'innovazione, ma quello di far percepire meglio agli studenti la natura sistemica del gesto educativo di Unitelma Sapienza. L'orientamento è un atto dovuto, lo si fa sempre, ognuno di noi lo fa senza dover chiedere permesso, come diceva un vecchio libro di Roberto Faenza, perché non è un atto protocollare, è un atto volontario, un atto che correda e rende però più forte e intenso il messaggio formativo e l'apprendimento dei contenuti e dei saperi. Saperi che il Covid ci ha dimostrato, qui ecco, diciamo, il secondo motivo per cui l'abbiamo fatto, ma questo l'avrete capito perfettamente perché molti di voi hanno esplicitamente fatto
capo al Covid come elemento di svolta dell'autoriflessione che un'università, soprattutto digitale, deve mettere in campo, e il fatto che il Covid ha in qualche misura messo in discussione il modello tradizionale di insegnamento, e ieri la prolettrice di Sapienza l'ha fatto capire chiaramente, chiuderò con il suo intervento, parlando di un mare procelloso, non ha usato questo aggettivo che è tipico di persone age, ma insomma ha raccontato quanto gli studenti sono disorientati e alla ricerca di rassicurazioni, perché per molti versi l'orientamento è davvero anche una cura della forza psicologica di soggetti che ovviamente pagano più di noi, più dei docenti, l'insicurezza del momento storico che stiamo vivendo. È più difficile fare scelte universitarie adesso che quando si è in tempi di pace, ammesso che i tempi di pace ci sia facile ricordarne qualcuno. Però quello che noi dovevamo dimostrare era la consapevolezza deontologica dei docenti. Mi piace dire che oggi ho avuto una prova generale che solo in una piccola università si riesce a mettere in scena in 1 o 2 giorni, in altri casi è più pulviscolare. Chi vive l'università sa che quello che fa è il rispetto di una raccomandazione che ci dava Anna Arendt, che è pensare ciò che facciamo. E quindi noi abbiamo fatto una riflessione seconda, come direbbero i mistici, non sulla vita che facciamo, ma sul significato che gli diamo, quindi su una attribuzione di valorizzazione di senso e di valore appunto al nostro impegno educativo. Cosa può mancarci? A mio giudizio la qualità che è emersa oggi meriterebbe una riflessione anche scritta, per esempio il continuo riferimento di molti di voi ai dati di soddisfazione degli utenti meritano un approfondimento scientifico, perché chiunque conosca la letteratura affascinante messa in campo da anni da Alma Laurea sa che quello è un tipo di sostegno agli studenti che diventa sempre più importante. Quindi mi domando se non sarebbe il caso di immaginare, ma non posso fare proposte politiche risolutive in questo momento, una piccola pubblicazione che parta soprattutto anche digitale, ma non soltanto gli avvisi e gli annunci, ma un ragionamento, perché avrete notato quante analogie di performance, di soddisfazione ci sono attraversando campi disciplinari diversi, quindi significa che è il modello pedagogico che è più forte. E questa è una bella base di partenza per la nostra università. Se posso aggiungere una annotazione, sto per chiudere, che i dati di soddisfazione degli studenti sono anche la prova di quanti attraversamenti ci sono nei saperi, perché la soddisfazione non avviene assemblando le materie, ma mettendole insieme e valorizzandole reciprocamente. Quindi lì non è una somma, ma è una moltiplicazione di forza e di pressione sulla struttura cognitiva dei ragazzi, che ovviamente sanno che soltanto aumentando la loro forza di conoscenza possono meglio superare l'insicurezza e la paura dei tempi in cui a tutti e noi è toccato di vivere, ma meglio possono anche competere per il mercato del lavoro. Sappiamo che le università tradizionali faticheranno più di noi a fare i conti con le conseguenze del Covid, perché il germinismo ha molto paralizzato l'innovazione didattica. In ogni convegno sull'orientamento bisognerebbe fare un minuto di silenzio sull'ingessamento dei curricula che qualche ministro si è intestato, esattamente il contrario di quello che serviva alla modernità cognitiva. E lo si vede dal fatto che i titoli degli indirizzi dei corsi, che molti di voi hanno avuto la buona idea di esplicitare, gli indirizzi, i profili, non è importante adesso la definizione filologica, sono quasi sempre più innovativi dei titoli dei corsi di studio, e soprattutto sono tutti segnati da questo aspetto interessante di essere mai appiattiti su singole aree del sapere, sempre più trasversali dei titoli dei corsi, che ovviamente devono essere per definizione e per economia del linguaggio più aggregati. Fateci caso ai titoli degli indirizzi che avete creato, perché sono un pezzo dell'innovazione universitaria pregiata e che indicherà anche in futuro forse possibili emancipazioni di curricula.
Vedete che quindi sono felice di essere stato tutta la mattinata e tutto ieri a sentire questo storytelling del sapere didattico di Unitelm, sapendo che noi sappiamo fino in fondo, e questo è un messaggio anche critico nei confronti di alcune università tradizionali, che se l'università non cambia il modello trasmissivo di insegnamento, e non c'è dubbio che lì c'è più fatica, perde terreno nei confronti del mercato del lavoro, dei cambiamenti che servono a noi e soprattutto ai giovani. Quindi abbiamo questo vantaggio che la sapienza digitale ci costringe ad essere più sul pezzo, più sul cambiamento, là dove si sprigiona e dove attende solo di essere trasformato in sapere e in sapere da trasferire alle generazioni. Siamo chiamati, anche qui mi collego all'intervento della Pascucci di ieri, di Tiziana, sulla complessità, siamo chiamati a diventare educatori alla complessità e dunque all'innovazione. Le due parole sono strettamente collegate e lì si vede quanto noi siamo non solo docenti ma anche addetti alla cura formativa. Ricordatevi che la parola cura per me ha sempre il senso di una canzone che certamente è più nota a voi che a me, ma la cura è quello che l'università oggi deve prestare a giovani e a un'utenza un po' più disorientata e ha bisogno dunque di un supplemento di passione rispetto ai nostri ruoli. Non esito a dire che queste conclusioni non avrei mai potuto farle se non l'avessi goduto di questa mattinata. Grazie a tutti voi. Grazie ancora alle conclusioni del prof. Morcellini. Io ringrazio naturalmente tutti coloro i quali hanno partecipato a vario titolo, sia nella giornata di ieri che nella giornata di oggi. Tutti coloro che ci hanno seguiti, siete stati tantissimi, davvero dalle 10 di mattina di ieri appunto a oggi, davvero tanti, e troverete tutti questi interventi in una pagina dedicata sul sito di Unitelma Sapienza. E infine ringrazio naturalmente l'area ICT, una grande area che ci ha supportati dal punto di vista tecnologico appunto nella due giorni. Grazie a tutti.